Buonasera a tutti ragazzi, vi ricordo di mettere un like a testa e di iscriversi al canale. Diventa fondamentale mettere un like, ma diventa fondamentale iscriversi al canale perché qui è tutto gratis e sarà sempre tutto gratis. Poi può piacere, può non piacere, tutto è opinabile. Ci mancherebbe, faccio salire gli ospiti. Saluto tutta la chat, siamo già in tantissimi, siamo circa 240 persone. Appena, ciao Mina, ciao Luisa, saluto le signore Rosaria, Cecilia, Francesco, Paolo Cucurese, Raffaele Muschitiello, Paolo Pietro, mi veniva in mente Pietro Paolo Virdis a leggere il tuo nome. Ciao Michele Pigozzi, saluto tutti ragazzi in chat. Poi piano piano passeremo i vostri messaggi, tutti quelli che mi sono possibili passare. Se avete delle domande da fare, fatele, perché stasera questa sarà una live che chiarisce, diciamo, la situazione attuale dell'Inter. Qui non è che vengono esposte le fonti, ma hanno detto, ma avevano così, ma avevano detto per scherzo, me l'ha detto un mio amico. Qui stasera parleremo solo ed esclusivamente davanti a della documentazione. Ci sono delle cose positive da dire. Sicuramente il presidente dell'Inter, che non si vede ormai, è sparito da un anno, ci parlano tutti, ma non si vede mai. Io non voglio dire che lui non si è attaccato all'Inter, è vero quello che dice Sala? Attenzione, quello che dice Sala è assolutissimamente vero, che lui vorrebbe rimanere all'Inter, però Sala ci deve anche spiegare come mai fino a qualche mese fa si lamentava, ed è tutto riscontrabile, andate pure a verificare, Sala si è sempre lamentata con l'Inter dicendo testuali parole: io per lo stadio con l'Inter non so con chi parlare. Anche perché Zanga non c'è mai, non ho capito cosa vogliono fare, qui all'Inter non si capisce nulla, cioè queste sono le parole di Sala. Per come la vedo io, cioè, ho una mia versione, poi dopo i fatti magari mi possono anche smentire, quello può succedere, però io ho una versione mia personale sulle parole dell'ultima ora di Sala. Ma faccio salire intanto Effenberg. Buonasera Effenberg. Buonasera a tutti, buonasera a te Giuseppe. Buonasera a te e grazie di essere qui. E buonasera all'avvocato Pierre. Ciao Pierre, buonasera. Ciao Giuseppe, Ciao buonasera a Pierre. tutti. Ciao Effenberg. Ciao, ciao ragazzi, grazie per essere qui stasera. Comunque noi facciamo pochissime live anche perché oltre a una vita abbiamo tanti impegni, ma su YouTube ci divertiamo. Io incomincio subito, bando alle ciance, caro Effenberg. Io vado subito dritto al punto e ti espongo il mio pensiero. Allora, innanzitutto io ci tengo a dire una cosa, che ognuno vuole bene a modo suo, sia nelle amicizie, nell'amore, nella squadra, nel cuore. Io voglio bene all'Inter a modo mio, magari il mio modo di voler bene all'Inter può essere sbagliato. La mia visione del calcio e dell'Inter può essere sbagliata o può essere giusta, ma io questo lo riconosco, non sono così presuntuoso e stupido da pretendere che la mia visione possa piacere a tutti. Però è giusto esporla ed è giusto sottolinearla per l'ennesima volta. Per come la vedo io, caro Effenberg, godersi questa bellissima squadra, perché come ho detto in un video, io non ho né 20 né 30 anni, ne ho un po' di più. Va bene, io non ho mai visto giocare l'Inter così bene, non ho mai visto una squadra così coesa, non ho mai visto un mix di aggressività, determinazione e qualità come sto vedendo quest'anno. Quindi, però è anche vero che godersi questa bella squadra non significa nascondere i problemi. Per come la vedo io, ripeto, per come la vedo io, i meriti vanno all'allenatore, ai giocatori e ad una dirigenza che sta facendo i miracoli da diverso tempo senza soldi. Ti lascio la parola, Effenberg, concludendo e dicendoti le parole di Sala delle ultime ore. Sala si è sempre lamentato. E te questo lo sai benissimo, ne parlavamo anche prima con te Pierre in backstage, si è sempre lamentato con l'Inter perché quando si parlava dello stadio lui diceva: io con l'Inter non so mai con chi parlare, Zanga non c'è mai, Zanga è sparito. Ora ad un tratto, per come la vedo io, lui per rendere più credibile, diciamo, il colloquio con l'Inter, visto che il Milan sta scappando da San Siro e anche lì, in questo canale io ho sempre detto che l'Inter per me sarebbe rimasta a San Siro, ho sempre detto che Rozzano sarebbe stato un piano B e ci sono video live che lo testimoniano. Caro Pierre, che se ho legale lo posso dire, è tutto agli atti. Ho sempre detto per me l'Inter
rimane a San Siro, e lo diceva anche qualche nostro amico, che purtroppo non c'è più. Ad un confermo, certo... confermo Giuse. Confermi Giuse. Corretto quello che dici. Appunto, ad un certo punto io non voglio trovare il marcio, non voglio, cioè, giocare con i sotterfugi, non è da me, non mi piace, ma ad un certo punto diventa credibile per Sala anche Zhang, e secondo me lui, per rafforzare l'ipotesi Inter San Siro, dice: guarda, Zhang mi ha detto che vuole rimanere all'Inter. Io non lo metto in dubbio che lui farebbe di tutto per rimanere all'Inter, però, caro Effenberg, incominciamo da questa ultima ora, dove dalla dichiarazione di Sala verso Zhang, lo stadio, te come la vedi? Anche perché poi dopo, e ti lascio la parola, chiedo scusa se mi sono un attimino dilungato, noi sappiamo benissimo, abbiamo spiegato mille volte, questo l'ha spiegato anche l'avvocato Michele, la Francesca, benissimo, sia con la Roma che con il Milan, che ormai l'avvocato Michele, la Francesca, penso sia conosciuto un po' da tutti sul web e sui vari social. Per lo stadio servono le garanzie, sia per il general contractor, garanzie finanziarie per l'ente pubblico, ma soprattutto serve un 30% di equity subito. Quindi mi spieghi, caro Effenberg, cioè Sala, questo discorso dello stadio, come può essere possibile con questa proprietà sviluppare anche un'eventuale ristrutturazione stile Real Madrid? Perché anche lì io ho sempre detto: come fa Giuse l'Inter a rimanere a San Siro? Fa una ristrutturazione a settori, e l'Inter può giocare con una capienza ridotta. Prego Effenberg, poi passiamo a Pier. Allora, a mio parere, Sala, visto che non avrebbe, secondo me, non pensava che Inter e Milan facessero passi concreti, perlomeno abbastanza concreti, specialmente il Milan, a mio parere, per poter creare uno stadio nuovo da un'altra parte. Il Milan, poi, di pochi giorni fa, la notizia che ha comprato il terreno là a San Donato, l'Inter ha individuato l'area di Rozzano e gli amministratori locali si dicono favorevoli a che sia costruito un impianto in queste aree. Quindi Sala si trovano con un impianto che non sa cosa farci. E ora probabilmente sta pensando veramente se non sia il caso di scendere a più miti consigli, perché se nessuna delle due squadre di Milano utilizzerà più il Meazza, problemi per l'amministrazione comunale ci saranno, e saranno anche evidenti. Quindi io credo che Sala ora sia abbia un tono più conciliante nei confronti delle due squadre, quantomeno punterà, e ora come ora sembra che quella forse più agganciabile possa essere l'Inter, al di là del fatto che possa parlare con Zhang o meno, perché fisicamente Zhang non c'è, Zhang è da agosto che è in Cina, e quindi credo che sia stato mosso a più miti consigli per questi motivi. È chiaro che poi l'Inter, ora come ora, parlare per l'azionista di maggioranza, quindi anche per l'Inter, di tirar fuori un 30% del valore complessivo dell'impianto che viene a sorgere, ci sarebbero dei grossi problemi. Sicuramente l'Inter non ha questi soldi attualmente. Sicuramente l'Inter non può indebitarsi ulteriormente per i motivi che abbiamo già detto nelle live, anche addirittura non si parla più di mesi, ma anche in qualche anno precedente. Sì. Quindi la situazione del bond intermedia e dei paletti che c'è anche riguardo determinati obiettivi di bilancio, i covenant appunto previsti sia dal prestito che ha fatto Octree, soprattutto appunto parlando del bond intermedio. La proprietà, da questo punto di vista, non mi pare che possa reperire ulteriori finanziamenti, quindi l'Inter dovrebbe costruirlo con le sue forze. L'unica maniera per uscire, per far venire fuori questa liquidità, potrebbe essere la cessione di qualche giocatore. Ma anche lì si entra in un discorso che noi abbiamo già affrontato, del calo della competitività, e che comunque ciò non possa essere più di tanto intaccato, in quanto gli obbligazionisti hanno vincolo sul conto corrente dove affluiscono i ricavi per quanto riguarda i diritti dell'UEFA. Quindi se l'Inter dovesse mancare
in virtù magari o di un ridimensionamento oppure di una cessione di qualche giocatore per poter fare cassa per lo stadio, mettiamo, come è stato fatto per esempio anche all'estero nei vari anni, lo fece il Manchester United, l'ha fatto tante altre squadre, avrebbe dei problemi perché deve necessariamente centrare il piazzamento per andare in Champions League. Qui io sinceramente non so proprio come possa fare. Ecco, attualmente non ho elementi ulteriori per dire che possa fare una cosa del genere. E questo rimane un fatto molto molto importante che può rallentare tanto lo sviluppo dell'Inter e sicuramente mette l'Inter in condizione di poter essere un gradino sotto i top club europei che tutti quanti, e lo vediamo ora in questi ottavi di Champions, forse noi saremo l'unica squadra di quelle top a non avere lo stadio di proprietà già al 2024. Ecco. Assolutamente, la vedo anche io così. Te Pier, come la vedi questa storia dello stadio, le dichiarazioni di Sala delle ultime ore? Beh, ci sono varie riflessioni da fare, a mio avviso, a riguardo. Effettivamente è vero quello che dicevi, Giuse, che Sala in precedenza aveva sempre avuto un atteggiamento piuttosto perplesso nei confronti della nostra, più che della nostra dirigenza, del nostro presidente in modo particolare, perché lamentava il fatto che non sapeva con chi poteva interloquire, probabilmente facendo riferimento alla circostanza che non c'era un rapporto diretto. Adesso le cose sicuramente sono cambiate, ma perché sono cambiate? Perché comunque abbiamo a che fare con un amministratore pubblico di una grande città che sicuramente in questo momento si trova in una situazione molto delicata, perché se in precedenza si parlava soltanto di vedere quello che sarebbe successo con i club che in qualche modo ventilavano ipotesi di allontanamento, adesso la cosa è molto concreta. Adesso il Milan, abbiamo visto, ha fatto dei passi significativi, si è effettivamente mosso in direzione di San Donato e sembrerebbe effettivamente che la cosa venga coltivata per poter essere poi realizzata addirittura. L'Inter, in ogni caso, con tutte le problematiche che può presentare Rozzano e quant'altro, soprattutto da un punto di vista della viabilità, da quello che ho potuto percepire, comunque, in ogni caso, ha dimostrato che è disposta a giocarsi le sue carte e anche in questo caso arrivare fino in fondo se necessario. Quindi un pubblico amministratore che si trova in una situazione così delicata è chiaro che deve cambiare atteggiamento per forza di cose, perché in futuro poi è lui quello che in qualche modo verrà identificato come l'autore di determinate situazioni e non credo che sia un peso di poco conto quello che deve sopportare un sindaco di una città così importante, appunto di aver perso una risorsa così importante come lo stadio di Milano, lo stadio San Siro. Quindi a questo punto credo che effettivamente l'amministrazione milanese, nella persona del sindaco, ma probabilmente assieme anche alla giunta, al consiglio comunale di maggioranza che lo supporta, abbiano fatto delle scelte nella direzione di sostenere eventualmente un progetto che possa coinvolgere i club, almeno uno se non altro, per evitare che appunto diventi una sorta di rudere San Siro, per fare in modo quindi che ci sia questa continuità. Ovviamente questo tipo di atteggiamento determina delle conseguenze, in questo caso a favore dell'Inter o del Milan, qualora ci fosse invece anche una rivalutazione che sarà molto difficile, perché io vedo proprio il Milan molto indirizzato. E quali sono questi vantaggi? Indubbiamente un rapporto diverso con l'amministrazione. Io parlo sempre nell'ambito della mia attività professionale di un concetto che è basilare per qualsiasi tipo di rapporto che non sia quello amichevole.
ma parlo di affari, di rapporti in ambito professionale, di rapporti in contesti ovviamente di carattere lavorativo e via dicendo. Questo concetto si chiama potere negoziale. Potere contrattuale, potere negoziale. Se io dispongo del potere negoziale, sono in grado chiaramente di ottenere i maggiori vantaggi per quanto riguarda i miei interessi. Sono d'accordo. In questo momento, a mio avviso, il potere contrattuale, il potere negoziale, è passato da quella che era la pubblica amministrazione, in questo caso il comune, ai club o un club, dipende chiaramente il Milan se continuerà nella sua scelta. Perché effettivamente si è dimostrato in maniera abbastanza chiara che c'è bisogno almeno di un club. Non possono perdere questa condizione, proprio per le motivazioni che avevo espresso in precedenza. Di conseguenza adesso l'Inter, diciamo l'Inter perché siamo interisti, quindi parliamo dell'Inter, il Milan sono, con tutto il rispetto, ma sono affari loro, ok? L'Inter si trova, a mio avviso, a mio modesto avviso, qui siamo tra fratelli e sorelle nerazzurre, quindi parliamo a ruota libera, ovviamente io non è che ho avuto modo di confrontarmi con la pubblica amministrazione o quant'altro, però cerco di osservare le situazioni e di capire quelli che possono essere i fenomeni e le dinamiche che gli interessano. Anche perché un po' di esperienza pregressa ce l'ho in determinati contesti. A mio avviso l'Inter in questo momento ha il coltello dalla parte del manico. E questo cambia tante situazioni, anche da un punto di vista finanziario, economico-finanziario, in termini di realizzazione del progetto di edificazione dello stadio. Perché se Rozzano presenta problematiche non indifferenti, anche da un punto di vista di quella che può essere la condizione del partenariato pubblico-privato, perché sarebbe un project con tutta una serie di condizioni, elementi, prescrizioni e quant'altro che non sono di poco conto e che non interessano solo la società, come nel caso naturalmente della crescita della squadra e via dicendo, ma qui interesserebbero l'azionista in maggioranza, il quale dovrebbe essere in grado di fornire garanzie, equity e quant'altro, in maniera estremamente esaustiva, in maniera estremamente precisa. L'avvocato Michele La Francesca in precedenza ha avuto modo di sviscerare in maniera accurata tutti i vari criteri, meccanismi che interessano la vicenda del partenariato pubblico-privato per quanto riguarda appunto il project. Lui era partito dal project della Roma facendo uno studio accurato e approfondito per poi in qualche modo ricollegarsi agli ambiti milanesi. Nel caso di San Siro, adesso, avendo il coltello da parte del manico, bisogna vedere ciò che può succedere. Perché le situazioni possono essere diverse, in quanto bisogna capire l'amministrazione fino a che punto è disponibile a spingersi e quali tipi di agevolazioni può fornire. Dopodiché si possono creare tutta una serie di rapporti contrattuali. Mi dai un diritto di superficie, io attraverso appunto i ricavi posso eventualmente far fronte a tutte le varie necessità di carattere finanziario e via dicendo, però non ho più, potrei, uso il condizionale perché bisognerebbe conoscere a fondo le vicende, potrei non avere più la necessità di mettere in atto tutte quelle procedure, quelle condizioni che invece erano parte di un progetto di carattere ordinario. Quindi sarà tutto da vedere. È una partita aperta questa. Assolutamente, per una partita aperta, Sala è lì che comunque è un po' preso dal panico, le sta provando tutte, da quando sminuiva Zhang, ora lo fa passare per uno che vuole rimanere, ma ripeto, cioè, Sala è un amministratore pubblico, sa benissimo, e comunque per San Siro bisogna andare incontro a delle spese importanti, parlano di 300 milioni di ristrutturazione, ma io ti dico ci vuole un miliardo come il Bernabeu, ma con 300 milioni secondo me fai ben poco. Ma andiamo da Effenberg, io mi devo togliere questo sassolino perché purtroppo molti tifosi dell'Inter, non tutti, molto molto pochi di quelli, cioè in pochi che seguono questo canale, altrimenti
non avrebbero motivo di seguirlo, molti tifosi interisti purtroppo seguono la scia juventina, ovvero sia entra la palla, vincere è l'unica cosa che conta e del resto non ce ne frega nulla. E questo, caro Effenberg, a 2 mesi e mezzo dalla scadenza di un prestito che il presidente dell'Inter non può rimborsare, perché Oktri sa benissimo che Zhang fa quel prestito sapendo già di non volerlo rimborsare. Quello io ti dico, ora stanno parlando di questo riscadenziamento. Innanzitutto io aspetterei l'ufficialità di questo riscadenziamento, ma il riscadenziamento secondo me sarebbe una cosa gravissima, anche perché sarebbe indirettamente un'ammissione di colpa di un presidente, lo chiamo per scherzare, desaparecido, scomparso da un anno, che è talmente impegnato che in un anno non è mai riuscito a venire a Milano a vedere una partita di Champions, o non è andato nemmeno in Arabia Saudita, dove comunque tra Cina e Arabia Saudita sappiamo tutti benissimo quali possano essere i rapporti. Il riscadenziamento porterebbe ad un tasso di interessi altissimo, porterebbe l'Inter a non avere un progetto, porterebbe l'Inter a campare alla giornata e soprattutto costringerebbe ancora questa dirigenza molto forte a tirare fuori sempre Conigli dal cilindro, attaccandosi a tutte le eventuali, diciamo, opportunità che ci sono in giro. Quali sono le opportunità? Parametri zero, spesso datati, però non sempre trovi dietro l'angolo un Mkhitaryan, un Acerbi, non sempre trovi giocatori di 34-35 anni che hanno delle performance come questi due che ho appena citato. Quindi per me il riscadenziamento, caro Effenberg, sarebbe, oltre a una missione grave di questo presidente, sarebbe il continuare a vivacchiare. E soprattutto, concludo dicendoti, il riscadenziamento, per come ne stanno parlando, per come lo hanno esposto, sarebbe un poggiarsi, un adagiarsi solo ed esclusivamente sui debiti, con zero investimenti, attaccati alla flebo dei risultati, perché a maggior ragione con questo riscadenziamento di cui, ripeto, stanno parlando, ma io ancora non vedo nessuna ufficialità, te sei attaccato alla flebo dei risultati, perché appena calano i risultati finisce tutta la storia e questo castello di sabbia viene spazzato via. Prego, Effenberg. Allora, sì, questa è la voce che è venuta fuori in questi giorni, che diciamo un po' ha spiazzato tutti in questo senso, perché nessuno, sia fra noi che anche per i nostri detrattori, nessuno aveva pensato a un riscadenziamento, al massimo no. Si era arrivato a un rifinanziamento, ma il riscadenziamento non l'aveva pensato nessuno. In cosa consiste? In pratica, al 21 maggio il Grand Tower deve restituire 384 milioni a OCM Luxembourg Sachsen, che è il veicolo di Oktri. Quindi con riscadenziamento si chiederebbe di allungare di 1-2 anni la scadenza del prestito, riconoscendo un tasso di interesse superiore. Ora, se la tipologia del prodotto che dovrebbe essere la solita, quindi tasso di interesse superiore, noi siamo al 12 composto, tasso che fu fissato ai tempi in cui il tasso di sconto della Fed era negativo o prossimo allo zero. Oggi questo tasso di sconto è al 5,25 circa, e la Fed, malgrado non ci siano più grosse pressioni inflazionistiche, ancora non ha pensato di abbassarlo. Intanto abbiamo un altro indizio, che questi soldi che poi sono stati presi da Grand Tower venivano poi prestati al momento del bisogno all'ente per esigenze di liquidità al tasso del lotto. Da questo esercizio questo prestito viene fatto al tasso dell'11. Sulla base di quello che avevamo anche detto in precedenza, io avevo scaricato anche un documento in cui addirittura alcuni mesi fa qualche testata giornalistica parlava addirittura di un tasso del 25% che Oktri avrebbe preteso per, in quel caso, per un rifinanziamento.
Io mi sono fatto due calcoli a un tasso del 18%, che oggi come oggi credo possa essere un tasso che possa essere applicato. E quindi per due anni, quindi con scadenza 21 maggio 2026, quelli che oggi sono 384 milioni diventerebbero 534 milioni, quindi 150 milioni in più, circa 75 milioni di interessi l'anno che Grand Tower si troverebbe a dover versare nelle tasche di Oaktree. Allungare questa scadenza che cosa vuol dire? Zhang prende tempo? Sì, prende tempo. A quale costo? Però, perché se anche i ricavi dell'Inter aumentano, perché sono aumentati grazie alle performance sportive della squadra, specialmente in quest'anno, è anche vero che questi interessi, che badiamo bene, sono interessi di Grand Tower, che non è che sono direttamente sull'Inter, però questo prestito è stato preso da Grand Tower per i bisogni di liquidità dell'Inter. Quindi, bene o male, Grand Tower un giorno per restituirli come potrebbe fare? O l'Inter restituisce con gli interessi all'11 questi soldi, e fino ad ora dei prestiti che ha fatto Grand Tower, gran parte sono stati convertiti oppure sono ancora a livello di debito dell'Inter, ma l'Inter non ha ancora restituito niente. Per quanto riguarda la quota interessi, il pagamento viene sempre rinviato, perché su queste quote non sono stati ancora convertiti, e non si sa nemmeno se possono essere convertiti, perché se venissero convertiti si potrebbe anche ipotizzare che fossero prestiti infruttiferi a questo punto, perché l'interesse non li pagherebbe, vengono convertiti qua nel patrimonio netto che tra l'altro ad oggi è di meno 161 milioni, sì. Quindi noi siamo con patrimonio negativo da circa un paio d'anni. Siamo e ovviamente operiamo con patrimonio netto negativo. Sì. Se si va alla scadenza del 2026, attenzione, perché nel 2026 al 30 giugno c'è da riprendere la prima perdita rinviata nel 2021, quella di 214 milioni. Perché ad oggi che cosa c'è nel patrimonio netto? Nel patrimonio netto, oltre a esserci la riserva legale, la riserva statutaria, la riserva quella di rivalutazione del marchio e un'altra riserva di 41 milioni, oltre al capitale sociale, ci sono perdite pregresse per 620 milioni, più c'è la perdita di 85 milioni dell'ultimo bilancio. Però questa è stata ripresa attraverso prima un finanziamento di una conversione al patrimonio netto di debiti che aveva nei confronti della controllante e Grand Tower FC Inter per 10 milioni il 30 giugno e un'altra di 75 milioni 76 milioni il 23 settembre. Se al 30 giugno i nostri debiti verso i debiti di FC Inter, della capogruppo, verso la controllante Grand Tower ammontavano a circa 130 milioni, poi con queste due conversioni sono diminuiti di 10 e di 75. Ed è l'unica parte debitoria che è quella che avrebbe preoccupazione zero, perché sono i debiti verso la nostra controllante, che la nostra controllante non ti richiederebbe mai. E quindi ora avremmo certamente 128, mi sembra, milioni avevamo questo debito nei confronti della controllante, meno 86. Quindi rimane una parte residua, molto, molto poco rimane. Quindi per riprendere questa prima perdita, che cosa abbiamo? Abbiamo la riserva, quella di rivalutazione del marchio, che sono 200 milioni. Sì, va bene, però vorrei far notare questo. Allora, sulla legge della rivalutazione del marchio, mi sembra la 104 del 2020, questa legge, io alle mie informazioni, era stata utilizzata dall'Inter, dall'Udinese e dalla Roma. Che la Roma non è più quotata, lo era quotata prima, ma è stata delistata da quando ci sono i Friedkin, questa è proprietà nuova. L'Udinese non è mai stata quotata come l'Inter. Questa idea è venuta a mente anche alla Juventus, non è che questi erano scemi, solamente che quando hanno paventato l'ipotesi alla Consob, la Consob gli ha detto sì, rivalutate il marchio, però dovete fare anche per le perdite la copertura con
aumenta di capitale. Da loro, ovviamente, la Juventus non ha battuto ciglia, ha dovuto fare così, perché quello che dice la Consob, essendo una società quotata in borsa, doveva per forza essere attuato. Ma cosa vuol dire anche? Vuol dire che te, come facciamo noi, andiamo a coprire una perdita con un valore che è con un valore positivo che è astratto, che è frutto di una di un'elaborazione peritale. È un perito che ha detto: sì, io con prudenza e con precisione ho valutato che il marchio oggi dell'Inter vale circa 200 milioni. Sì, sicuramente io penso che sia così, però un conto è fare un aumento di capitale per riprendere una perdita, oppure immettere liquidità per riprendere queste perdite, quindi per convertirle a patrimonio netto, questa liquidità, e un conto è abbattere questa perdita con una riserva straordinaria. E non è proprio la stessa cosa, se già anche la Consob si è espressa in quella maniera, perché anche la Consob avrebbe potuto dire alla Juve: sì, rivaluto il marchio, con la riserva abbatti la perdita, ci sarebbe stato nessun problema. Evidentemente anche la Consob la pensa un po' in questa maniera. Quindi, caro FMG, a giugno ci sarebbero circa... A giugno del 2026, il 30 giugno, ci sarebbe da riprendere questi 214 milioni. Più 500 rotti di interessi, parliamo di 700 milioni, giusto? Circa. No, allora, i 620 comprendono già questa perdita che è stata rinviata. E ad oggi è l'ammontare delle perdite pregresse che noi abbiamo nel patrimonio netto, perché l'ultima, quella del 30 giugno 2023, è già stata coperta con conversioni a patrimonio netto di prestiti che Grant Tower aveva fatto all'Inter, quindi di debiti che aveva l'Inter nei confronti della controllante. Però il patrimonio netto quindi è negativo per 161 milioni. Già considerando anche la riserva straordinaria, quindi ad oggi per riportarlo a zero servirebbe già un'emissione di 161 milioni. E dove li pigliano? Va ricostituito un capitale sociale che era 19, quindi 161 più 19 più riserva legale più riserva statutaria. Si va intorno a circa quasi 190 milioni per riportare il patrimonio netto le riserve minime per legge e al capitale sociale. Utilizzando il marchio e le altre riserve che rimangono per abbattere le perdite che abbiamo rinviato, se si fa un conto in questa maniera. C'è da dire quest'altra cosa, quindi questi soldi chi li dovrebbe mettere? Li deve mettere l'azionista di maggioranza. Quindi, perché noi non possiamo certamente continuare a operare con patrimonio netto negativo, quindi qualcosa dovrà succedere. E c'è poco tempo, caro FMG, per sistemare il patrimonio netto. C'è poco tempo, più che altro ti rimangono al massimo una trentina, 40 milioni di debito che l'Inter ha nei confronti della controllante, che la controllante può convertire a patrimonio netto. Sì, quello sì. Cosa potrebbe fare? Potrebbe utilizzare il restante residuo del prestito facendo varie tranche per arrivare a coprire quello. Effettivamente mi sembra ci sia ancora sugli 80-100 milioni, mi sembra più vicino agli 80 di residuo. Più 80 e 100 da quello che hai perfetto. Ma attenzione, io ho parlato del 30 giugno, 2026, al 21 maggio scadono già il riscadenziamento. E lì c'è da pagare 534 milioni, non prendendoli dall'Inter, li deve prendere da sopra, devono arrivare dalle controllanti cinesi, per forza. E se non arrivano, perché c'è sempre quella famosa direttiva del governo cinese di non investire più, di non portare più capitale fuori dalla Cina per settori non strategici, io mi domando come possa fare Zhang a, anche se riscadenzia, poi a pagare questo peak bond riscadenziato, riaggiornato al maggio 2026. Francamente io non riesco a vedere in questa maniera, non riesco a vedere possibilità. E
Questo presuppone che se Zhang dovesse fare una mossa del genere, o potrebbe aver ricevuto dalla Cina degli input dicendo potremmo riconsiderare l'ipotesi di riaprire per gli investimenti all'estero, e allora dice potrebbero arrivare soldi alla Cina, ma attenzione, non li metterebbe il governo cinese, li deve mettere Zhang. Zhang dovrebbe trovare 534 milioni. E le aziende di Zhang non è che in Cina se la passano molto bene, perché hanno collezionato delle perdite di bilancio enormi negli anni precedenti. Quindi, assolutamente, FMX, scusami se ti interrompo. Quindi, con un calcolo del 18% di questo riscadenziamento, che fa ridere solo la parola riscadenziamento, noi nel 2026 ci sarebbero, tra perdita e riscadenziamento, siamo intorno ai 600-700 milioni, giusto? Nel 2026 saremo intorno a questa cifra. Ma c'è un discorso, scusami, c'è un discorso del patrimonio netto in negativo, che è un dato, te lo sai, chi meglio di te lo sa, è un dato molto, dice tutto quel dato lì, anche se grazie al mille proroghe hai potuto lavorare con il patrimonio netto in negativo. Ma per rimettere il patrimonio netto in negativo c'è pochissimo tempo, perché la UEFA ha detto che nel giro di qualche mese devono scomparire tutte le società, cioè le società che hanno patrimonio netto negativo devono provvedere. Quindi parliamo subito del presente, parliamo di movimenti che devono essere fatti subito. Dove li troviamo questi 160 milioni, Effenberg, noi, per ripianare il patrimonio netto? Allora, quest'anno, se noi facciamo una proiezione, se noi dovessimo conquistare il primo posto e vincere lo scudetto, ma soprattutto dovessero arrivare perlomeno alle semifinali di Champions, complici anche le plusvalenze fatte per le cessioni di Onana e Brozovic, potremmo chiudere questo esercizio, se non molto vicini al pareggio, con una perdita abbastanza bassa. Però sempre perdere sarebbe. Dipende dalla Champions, certo. Dipende dalla Champions. Se si scendesse agli ottavi, chiaramente dovremmo fare con i soldi che abbiamo guadagnato finora, ma ci sostengono quantomeno i circa quasi 70 milioni di plusvalenze di Onana Brozovic. Sì. E a quel punto dobbiamo vedere qual è il risultato. Io vi ricordo che l'anno scorso abbiamo fatto meno 85 con un cammino di Champions fino alla finale, e che praticamente, anche se in campionato non abbiamo fatto un campionato eccelso, però lo stadio era sempre pieno. Infatti al botteghino abbiamo veramente fatto strike, diciamo. Mancato, sì, è vero. E quindi dai possibili che potevano essere 120-130 milioni di perdite, siamo andati a meno 85. Ma abbiamo fatto meno 85, pur in presenza di elementi, diciamo, straordinari, perché, cioè, di elementi positivi che hanno superato le previsioni. E quest'anno, quindi, si potrebbe addirittura migliorare di molto, anche avvicinarsi veramente vicino a una perdita molto molto bassa. Sì, però vero. Se fosse ancora un'ulteriore perdita, poi ci sarebbe da recuperare anche quella, perché poi, come abbiamo visto, mille proroghe quest'anno, che forse ci avrebbe consentito di rinviare la perdita, però l'Inter ha fatto una scelta diversa, ha deciso di convertire a patrimonio netto alcune posizioni, cioè la posizione debitoria, parte della posizione debitoria che aveva FC Inter nei confronti della controllante. Quindi, nel senso, ora questa posizione è stata abbastanza battuta, però non rimangono più grosse possibilità di poter destinare somme al patrimonio netto, se non quelli ulteriori, il residuo del prestito che è rimasto. Ma quindi il problema è questo, e qui si parla del 2026. Al 2027, a febbraio, scade il bond, e a quella data ci sarà da rimborsare circa 390 milioni, perché dalla partenza del 2022 il bond del 4,15 ogni anno, fra interessi e una minima parte di capitale, viene a rate, cioè ci sono rate semestrali, e quindi poi in fondo all'anno c'è una quota minima di capitale e la quota interessi per quanto riguarda le cedole del bond. A febbraio 2027 c'è il bond o da rifinanziare o da rimborsare. La Juve, per esempio, aveva questo bond e l'ha rimborsato.
Certo. E al 30 giugno 2027 c'è da riprendere l'altra perdita di 128 milioni, quella del 2022. Secondo me siamo quasi al collasso. Io, caro Effenberg, ti faccio riposare un po' chiedendo a Pier, ma perché? Questa è una domanda che sono fatti tutti, ma che noi ci siamo fatti già 10 giorni fa quando parlavano di questo riscadenziamento. Io l'ho chiamato rifinanziamento perché a me questa parola mi fa ridere, perché qualcuno la confonde con rifinanziamento. Non è un rifinanziamento, è un rimandare, è un non pagare quello che dovevi pagare ora. Quindi è questo, come dice Effenberg, qualora ci fosse questo riscadenziamento nessuno ha indovinato nulla, perché poi alla fine nessuno aveva mai nemmeno pensato lontanamente che ci potesse essere un riscadenziamento. Pier, ma Octri sono 3 anni che non vede un euro, va bene? Quindi non è una onlus, sappiamo che Squalo è Octri, sappiamo tutti quello che ha fatto in Cina. Perché dovrebbe concedere ad un presidente, sapendo benissimo che non ha i soldi per pagare questo rifinanziamento, perché dovrebbe concedere ancora tempo? Per spolpargli altri 100 milioni e non vedere un soldo per altri 2 anni? Prego, Pier. Qui entriamo in un contesto estremamente di difficile interpretazione, effettivamente, perché ci sono tanti aspetti da considerare e ovviamente non possediamo degli elementi che ci consentano effettivamente di fare delle valutazioni che abbiano quella concretezza che tutti invece si aspettano, perché bisognerebbe effettivamente essere all'interno dei rapporti che ci sono tra l'Inter, anzi tra gli Zhang e Octri, ovviamente, e chi sta seguendo questa vicenda, advisor e quant'altro, ovviamente hanno tutta una serie di obblighi di riservatezza che sono invalicabili. Quindi possiamo soltanto fare tutta una serie di considerazioni sulla base degli elementi che abbiamo rinvenuto attraverso un certo tipo di approfondimento e le riflessioni successive. Allora, è corretto quello che dici, cioè noi abbiamo a che fare con un fondo che è Octri, che tutto si può dire tranne che sia una onlus. Si tratta di un fondo che già FM in precedenza aveva verificato, si era mosso nei confronti di una realtà di dimensioni immense come Evergrande senza la minima remora, l'ha azzannata praticamente. Nel momento in cui Evergrande ha cominciato a manifestare dei segnali di grossa difficoltà fino ad arrivare all'insolvenza, Octri si è mossa come un serpente e immediatamente ha ottenuto quelle che erano le sue garanzie che sono state escusse, in particolar modo un terreno importante, e quindi a dimostrazione del fatto, ma non ce n'era bisogno, perché stiamo parlando di fondi che hanno capacità, competenza, hanno abilità, hanno skill, hanno di tutto, quindi figuriamoci. Questi sono fondi che nessuno può dubitare non siano in grado di svolgere al meglio quelli che sono i loro compiti per raggiungere gli obiettivi prefissati. E di conseguenza, questo tipo di situazione che si sta verificando è alquanto indecifrabile. Io a suo tempo dissi una cosa, anche se non faceva riferimento a questa cosiddetta proroga, dopo eventualmente valuteremo di cosa può trattarsi, però dissi solo un paio di mesi fa, l'unico soggetto che è ancora nelle condizioni di potersi muovere per trovare accordi che riguardino un rifinanziamento, che non sarebbe un rifinanziamento perché comunque è il medesimo soggetto, ma comunque una nuova, possiamo chiamarla, realizzazione di impegni finanziari o comunque qualcosa di analogo, era proprio Octri. Ma perché? Perché mentre tutti gli altri inevitabilmente avrebbero avuto la necessità di tempistiche piuttosto lunghe per attuare questo tipo di
obiettivo rappresentato dal rifinanziamento, Oaktree non aveva bisogno di tutto questo, perché Oaktree conosce alla perfezione ogni singolo millimetro che riguarda l'Inter, perché ha al suo interno, e quindi all'interno proprio del CDA, due suoi componenti, che quindi sono perfettamente a conoscenza di tutto ciò che avviene all'interno della società. Di conseguenza è chiaro che Oaktree in qualsiasi momento può fare delle scelte che altri non potrebbero mai fare, perché gli altri hanno bisogno di due diligence, hanno bisogno di approfondimenti, hanno bisogno di strumenti naturalmente che esigono delle tempistiche lunghe. Oaktree no. Ora, stiamo a vedere cosa succederà e in che termini, perché io finora ho sentito solo parlare attraverso quelle che sono le diffusioni mediatiche di un possibile prolungamento, proroga. Ma cui prodest questa proroga? Conviene a Oaktree? Ne siamo certi che convenga a Oaktree? No. Conviene per Oaktree questa proroga? Secondo me no. Secondo me no, nel modo più assoluto. Anzi, e allora, per quale ragione un soggetto così aggressivo, un fondo che non ha nessun tipo di problema ad agire nei confronti di chiunque, improvvisamente si ferma e dopo 3 anni che non ha conseguito neanche un centesimo, perché appunto è stato realizzato un PIC bond che prevede che non ci siano interessi da corrispondersi durante la vigenza del finanziamento, ma integralmente versati alla fine in maniera composta, per quale ragione dovrebbe attendere ancora? E per quanto? Ce lo spiegassero, Pier, ce lo devono spiegare. Io faccio una considerazione di questo genere, posto che non sappiamo quale sia la situazione attuale, ma ipotizziamo che ci sia in corso una trattativa con un qualche soggetto. In quel caso, magari, ci sono dei passaggi da compiere che riguardano alcuni ambiti di carattere, se vogliamo, anche contrattuale, che non sono stati ancora completati e che magari necessitano di un qualche tempo ancora per poter essere definiti. In quel caso, se noi ipotizzassimo che Oaktree verrebbe, diciamo, liquidata, per usare un termine così, liquidata contestualmente al closing, diciamo davanti al notaio, ok, per capirci, allora se serve qualche mese, nessuno può chiaramente contestare il fatto che anche questo grandissimo squalo, come l'ha chiamato Giuse, possa essere disponibile a dire, visto che la situazione ormai è chiara, il tutto sta andando verso una determinata soluzione, attendiamo un paio di mesi, 3 mesi, di conseguenza facciamo una proroga di qualche mese, mantenendo ferme tutte quelle che sono le condizioni già stabilite. Ma se fosse di 2 anni, per quale ragione un soggetto di questo genere sarebbe disposto ad accettare di aspettare ancora altri 2 anni prima di poter rientrare di quelle che sono state le sue, di quelli che sono stati i suoi investimenti e che finora non hanno fruttato nulla? Per me è incomprensibile, ripeto, però magari ci sono delle ragioni che potrebbero spiegarmi e che io al momento non riesco a cogliere. Però basandomi su quella che può essere una mia valutazione che si riferisce effettivamente a quelli che sono gli elementi di cui siamo a conoscenza, la trovo una situazione insensata. E quindi io aspetterei per vedere effettivamente quello che sarà l'esito di questa situazione, tanto ormai tra un paio di mesi sapremo come stanno le cose e poi decideremo, perché ripeto, se è una proroga contenuta, allora la spiego, la motivo e effettivamente ha una sua ragione d'essere. Ma se non sarà così, faremo delle riflessioni al riguardo e cercheremo di capire cosa può essere successo. Assolutamente, Pier, ma io volevo chiedere a FMEG, qui sembra che siccome ti hanno sentito parlare di un eventuale pareggio di bilancio, di un'eventuale perdita minima dai 20 ai 30 milioni, sempre secondo il cammino della Champions,
Secondo te, parecchi tifosi dell'Inter hanno capito che anche l'eventuale pareggio di bilancio non cancella tutti i debiti e gli impegni finanziari a questa società? Perché secondo me loro vedono il pareggio di bilancio, lo vedono come la risoluzione di tutti i problemi economici dell'Inter. Secondo te capiscono che il pareggio di bilancio è una cosa attuale, ma che c'è una cosa regressa e sono i debiti e non si cancellano? Ma questo è chiaro, anche perché qualsiasi risultato che si avvicina anche il pareggio, secondo me sarà una perdita più bassa di quest'anno, però sarebbe frutto di proventi straordinari, non sono proventi da gestione caratteristica. Cioè, a me sarebbe piaciuto, perché se vai a fare un meno 30, un meno 20, un meno 40 rispetto a meno 80, che quella perdita in meno fosse stata data da un maggior ricavo. Noi ce l'abbiamo con plusvalenze che sono di carattere straordinario, perché te hai dato via dei giocatori che erano, perché la grossa plusvalenza è quella di Onana, che era stato preso a costo zero, e Brozovic tutto completamente ammortizzato. Quindi, però non puoi, te non hai ogni anno la garanzia di fare un certo ammontare di plusvalenze di questo livello. Certo. Perché se poi le vuoi fare, le puoi fare, devi cominciare a vendere i giocatori. Allora le fai la plusvalenza, ma l'Inter, la gestione caratteristica, è l'oggetto dell'Inter, è l'intrattenimento, quindi conseguimento di creare spettacolo, dare spettacolo, col conseguimento di risultati sportivi. Non è vendere, comprare giocatori a meno e vendere a più. Quella è una situazione che si è creata per la maggior parte dei club che non hanno un blasone come quello dell'Inter. È chiaro che loro si fondano su quello. Quindi addirittura subordinano gli obiettivi calcistici al player training. Ma nel caso dei grandi top club europei, l'obiettivo sono i risultati sportivi, in maggioranza. Poi la UEFA prevede nel nuovo fair play finanziario che una certa quota dei ricavi provenga dalle plusvalenze, perché hanno visto che con i soli ricavi questi club non riescono ad autogestirsi, ad autosostentarsi. Quindi per forza hanno previsto anche questo. Però l'idea è quella. Se io faccio, è come se la Fiat dovesse fare un utile di bilancio, non perché ha venduto più macchine dell'anno scorso e quindi ha incassato di più e c'ha meno costi, ma perché poi ha venduto uno stabilimento. C'è il provento se dello stabilimento, ma non tutti gli anni puoi vendere lo stabilimento, quindi ha venduto l'immobile e c'è quel ricavo lì. È un ricavo straordinario. Quindi questo è un discorso che è importante. E questo, come hai già introdotto te, non ti evita che c'è da pagare tutte le perdite precedenti. Cos'è a pazzi? Noi abbiamo rinviato perdite per 620 milioni, come dice il patrimonio netto, perdite fino al 30 giugno 2022, e avevamo fatto anche altri 85 milioni di perdite. Quindi noi avevamo fatto 705 milioni. E la gente festeggia, FM, che la gente festeggia. Al 30 giugno 2023. Sì. Poi quelle del 21 e 22 le ha rinviate, quella del 23 per ora la ripresa. Però ragazzi, l'Inter è una macchina che produce perdite. Per ora è una macchina che produce perdite. Ma scusa, FM, che molti tifosi dell'Inter purtroppo seguono lo stereotipo juventino in cui vincere è l'unica cosa che conta, il bilancio è migliorato, quindi sono risolti tutti i problemi, capito? È questo che purtroppo vedo io dire a certi tifosi dell'Inter, perché io non dico presunti tali, io li chiamo tifosi dell'Inter, perché si vede che vogliono bene all'Inter, ma loro si muovono come gli juventini, entra la palla, va tutto bene a prescindere, e poi dopo, cioè, non capiscono che se il bilancio, se i conti attuali migliorano, cioè c'è anche un passato da affrontare, non c'è solo un presente. Il passato non lo cancelli, non è che i debiti regressi li cancelli. Purtroppo molte persone non capiscono questo, come non capiscono che te sei costretto a non avere un progetto, non puoi fare investimenti di nessun tipo. Sala ci spiegasse come fa Zanga a mettere soldi per lo stadio, perché Sala fa il giochino, gli pare a lui. Prima Zang non lo trova, è un ragazzaccio, non sa con chi parlare. Ora Zang è una persona seria che si vuole tenere l'Inter. Sala ci spiegasse come fa Zang a ristrutturare lo stadio. Ci spiegasse dove trova i soldi. Chi dice che poi che Zang aspetta la vendita dello stadio per vendere, secondo qualche fuorilasse, un amministratore pubblico,
quale sala ovviamente, dovrebbe firmare a Zhang senza nessuna garanzia economica. Tieni Zhang, ti firmo che si può ristrutturare lo Zhang, e a sua volta Zhang si rivende questo foglio firmato da un amministratore pubblico, che firma uno che non ha garanzie nemmeno per una bicicletta, e Zhang a sua volta si rivende che si può fare lo stadio. Cioè, capisci a che livello siamo qui, FM? Ma il problema è questo, perché tanti, magari anche un pochettino diciamo influenzati dai media, ora complici risultati sportivi altamente, fino ad oggi altamente positivi, pensano che la situazione economico-finanziaria subisca un netto miglioramento, ma proprio, cioè un miglioramento addirittura completamente che cancella tutto il pregresso. Non lo cancella, perché se anche miglioriamo i conti di quest'anno, rimane tutte le perdite degli anni precedenti. E comunque quest'anno, cioè, dobbiamo arrivarci alla finale, alla semifinale di Champions, quantomeno per poter garantire un cospicuo fra botteghino e diritti televisivi della UEFA, un cospicuo, diciamo, obiettivo. Hai delle buone previsioni per il prossimo anno, dove i ricavi per la partecipazione alla Champions League saranno maggiori, dove addirittura partecipando al Mondiale dei Club ci saranno quei ricavi lì che qualcuno parlava addirittura che potessero ammontare, che fossero intorno ai 50 milioni. Sicuramente c'è questo, però attenzione ragazzi, se poi noi procediamo a rinnovi di giocatori, vedendo che arrivano tutti questi ricavi e aumentano le loro pretese anche, anche perché c'è quest'altro tipo di problema. Mentre l'anno scorso il nostro cammino di Champions, a detta degli operatori e degli osservatori europei, poteva essere dettato anche da un misto di sorpresa e di, diciamo, e di un sorteggio abbastanza benevolo, quest'anno il cammino in campionato e anche in Champions per ora, top club europei guardano l'Inter come una squadra di primo livello nella Champions League. Quindi attenzione, perché fra giugno e luglio arriveranno diverse sirene, molte più di quelle che possiamo pensare. Noi dovremo essere abili a sventarle, e se le sventiamo proponendo rinnovi ai nostri giocatori, saranno rinnovi molto più importanti di quello che prendono ora. Quindi anche lì attenzione, perché io credo che il monte ingaggi salirà, ricomincerà a salire per forza, perché saranno giocatori che vorranno per forza monetizzare l'annata eccezionale, almeno perlomeno finora, per queste prime 26 partite di campionato e il cammino di Champions, l'annata eccezionale che stanno vivendo. Vedi Lautaro? Quindi Lautaro, quindi Barella, quindi Bastoni, quindi lo stesso Frattesi, perché anche Frattesi ricordiamoci che è una riserva di lusso, ma per ora parte sempre in riserva. Non vorrei che qualche club europeo decidesse: vieni da noi, fa il titolare e facciamo anche noi la Champions, e ti offriamo un ingaggio maggiore. Sì, l'Inter lo vende, a quel punto potrebbe venderlo anche più di quello che compra, però a quel punto però ti vai a impoverire la rosa. Non sappiamo di quanto, ma la vai a impoverire. Allora lì bisognerà vedere, cioè l'Inter ha sacrificato, secondo me, una parte di futuro a medio per vincere ora. La scelta sta pagando, perché la Juve è ricostruzione ed è un competitor in meno, ha fatto degli errori. Il Milan ha investito, sì, ma ha investito in giocatori non di primissimo livello, non sono campioni quelli del Milan, sono degli ottimi giocatori. Quello che quest'anno poteva, secondo me, veramente anche rivincere, poteva essere il Napoli, ma è crollato clamorosamente. L'Inter ha puntato sull'instant team, ma non è stata una scelta fra le tante che erano presenti sul tavolo, secondo me, come la penso io. È stata l'unica scelta che poteva fare questa proprietà all'instant team, perché ti costava certamente meno esborso finanziario, oppure con pochi soldi potevi fare la squadra, quindi ricerca di elementi esperti a costo zero, a basso costo, vedi Sommer, vedi Arnautovic, e i costi zero, Turam, e chi è stato preso? A zero, sì, Turam, Frattesi che è stato comprato, e anche lo stesso Arnautovic,
che sono state comprate con delle formule abbastanza bizzarre, cioè noi abbiamo dato giocatori in permuta che ci sono stati pagati subito e noi li pagheremo poi. Io pagherò. Cioè. E sono i conigli che ha tirato fuori dal cilindro il trio Marotta, ma è Ausilio Bacini. Ma un top club non fa mercati di opportunità, fa prima un mercato programmato, poi eventualmente se vengono fuori delle opportunità. Ma noi facciamo, come ha detto giustamente Marotta, ed è vero perché l'abbiamo visto, mercati di opportunità. L'esempio eclatante qual è stato? Che noi avevamo destinato una parte corposa del nostro budget per prendere Samardžić, centrocampista offensivo. Sì. Il padre ha fatto saltare la trattativa, non l'abbiamo più preso, si è creata l'opportunità a Pavard e abbiamo investito su Pavard. Ma non è un centrocampista offensivo, è un difensore. Improvvisazione. Esatto, no, improvvisazione, opportunità. Però a te ti serviva un centrocampista offensivo o il difensore? Vedendo quello che è successo quest'anno... Vabbè, scusa, un'opportunità di 30 e rotti milioni di uno si liberava a zero dopo 6 mesi. Però. Sì, è vero. Se si fosse liberato... Un'opportunità io la chiamerei, sinceramente. No, però... Allora, io la ritengo opportunità perché non sarebbe venuto da noi, perché sarebbe andato in altri club. Te l'hai preso perché hai, diciamo... accettato di pagare questi 30 milioni a 6 mesi alla scadenza, se no non veniva da noi Pavard, e Pavard è un giocatore di levatura internazionale, quello che Samardžić non è, perché Samardžić forse non si sa nemmeno se riuscirà a salvare l'Udinese, quindi dobbiamo un attimino anche, ma io quello che dico non è che hai preso il ruolo di Samardžić, hai preso un ruolo completamente diverso, perché si è creata l'opportunità. No, così siamo passati, scusami, bisogna programmare. Siamo passati da Lukaku a Samardžić per andare a finire. Siamo passati da un attaccante a un centrocampista, esatto, per andare a finire a un difensore. Questo ti fa capire che ti puoi muovere solo ed esclusivamente per opportunità e non per bisogni della squadra. C'è un esempio lampante. L'esempio lampante è quando l'Inter 2 anni fa, l'Inter a cui mancava lo scudetto regalato al Milan, a cui mancava un centrocampista, un attaccante, l'Inter con il migliore esterno del campionato, con Perisic, va a prendere Gosens tutto rotto. Quello ti fa capire... Esattamente. Comunque sei costretto a fare delle operazioni, a mio avviso, no sense, proprio perché non hai soldi e non puoi investire nulla, se non in tantissime comode rate, perché te mi devi dire, no, che senso ha prendere Gosens 2 anni fa, quando hai Perisic, migliore esterno del campionato, e quando ti mancava un attaccante come il pane... ma anche un centrocampista, quindi questo è secondo me anche improvvisare, non è solo muoversi in base alle occasioni. Ma io penso più che altro che siano anche necessità proprio di budget, perché 2 anni fa noi avevamo visto dopo 4 mesi la totale, completa e assoluta inconsistenza di un giocatore come Correa, che non sarebbe buono nemmeno per una squadra di serie D come Domodossola. No, B. E quindi era chiaro che noi, avendo avuto una fortuna sfacciata nell'arrivare a gennaio, alla finestra di gennaio, addirittura in testa alla classifica, si bastava aver preso non Caicedo, che era un ex giocatore, ma bastava aver preso anche un attaccante bravino della Serie B, probabilmente avremmo portato sul filo di lana a casa anche quello scudetto. E qui la responsabilità è della proprietà, perché quei pochi soldi li ha investiti, anzi non c'era nessun soldo, li ha investiti in Gosens perché l'Atalanta ti ha permesso, a fronte di un prezzo elevato, però di pagarlo dopo 2 anni. È per questo che è stato preso Gosens. Questo ha comportato per l'Inter, al netto degli errori di giocatori e di Inzaghi, ma molto più gravi della proprietà, ha comportato la perdita del campionato a vantaggio del Milan. Assolutamente, noi abbiamo perso il campionato anche perché questa proprietà non è riuscita a intervenire sul mercato. I conigli che sono usciti da quel cilindro, ne usciti diversi, non sono bastati e non si può ogni anno pretendere che i nostri dirigenti facciano i salti mortali. Quest'anno hanno allestito una squadra sicuramente competitiva con 2 giocatori per ruolo, questo l'abbiamo visto,
la squadra sta andando oltre le aspettative, almeno per ora, fino a queste 26 giornate. Però, ragazzi, noi ora vinciamo, abbiamo vinto gli anni scorsi con la Coppa Italia, la Supercoppa, finale di Champions, quest'anno se vinciamo lo Scudetto, sono già 4 anni che portiamo a casa qualcosa. È vero, però poi fra poco ci saranno alcuni giocatori che comunque cominceranno un pochettino a scendere di rendimento. Cioè, Acerbi, per esempio, che è stato fenomenale l'anno scorso, ottimo anche quest'anno, quando si è infortunato sembrava che in 2 o 3 settimane ce la facesse, siamo quasi a un mese. Perché il recupero è lento di questi giocatori che hanno una certa età, molto più lento. E qui a queste cose bisogna pensarci. Io capisco che ti sacrifichi un po' di futuro per vincere ora, e se vinci è pagante la scelta. Ma è anche vero che all'orizzonte non si vedono tante risorse per poter poi ringiovanire e reinvestire nella squadra, se non provenienti esclusivamente dalla vendita dei nostri giocatori più forti. E allora, ragazzi, vi siamo qui. Sono d'accordo, sì. FMN. Allora, ragazzi, mettiamo un like a testa. Stiamo salendo a 400 perché c'era la partita del Milan, siamo tanti. Mettete un like e iscrivetevi al canale. Ti faccio un po' riposare, Effenberg, la voce, perché so che hai ancora tante cose da dire. Vado da Pier, al nostro Pier, che parliamo nella nostra chat privata tutti i giorni. Io a Pier gli voglio dire 2 cose prima di lasciargli la parola. E anche Pier ha una visione, io ne ho un'altra. Di questo ne parlavo oggi con Effenberg, che secondo me questo è il punto più alto dell'era Zhang, anche perché lo scudetto di Conte, a mio avviso l'Inter vince lo scudetto con una squadra nettamente più forte rispetto alle altre, vinci anche con Pirlo che allena la Juventus, Gattuso che allena il Napoli e che tra l'altro ci buttano fuori anche dalla Coppa Italia. In Champions abbiamo fatto sempre ridere, però l'Inter vince il campionato con una squadra nettamente più forte, ma quell'Inter lì a livello proprio di qualità di calcio era inguardabile, parliamoci chiaro. Rispetto a questa Inter qui, l'Inter di Conte era inguardabile. Io spesso mi addormentavo sul divano, mentre qui mi eccito a guardare l'Inter, soprattutto per il discorso di riempimento spazi, perché te oggi guardi l'Inter affrontare le altre squadre è come se tu vedessi 20 maglie nerazzurre e 10 di quell'altra squadra, proprio per come ha impostato la squadra Inzaghi e per come è cresciuto. Caro Pier, io penso queste 2 cose e ti lascio la parola, poi vai a ruota libera. Qualora, disgraziatamente, a mio avviso sarebbe vergognoso, va bene? Sarebbe vergognoso, qualora, e secondo me non accadrà, qualora ci fosse questo riscadenziamento, vorrebbe dire comunque va a pari passo, a braccetto, con ridimensionamento, perché te non puoi programmare nulla, vivacchi sui parametri zero, devi mantenere i costi bassi. Tra l'altro poi qui sicuramente Lautaro Martinez rinnoverà. Ho bisogno di 2 minuti, Pier, scusami. Tra l'altro Lautaro Martinez li rinnoverà, ma qui stiamo facendo un tira e molla per 2 milioni da 7 mesi. Io vorrei sottolineare solamente questo. Poi io sono convinto che Lautaro Martinez rinnoverà, ma qui stiamo facendo un tira e molla per 2 milioni da 6-7 mesi. A un giocatore che vale più di 100 milioni, che vale dai 130 ai 140 milioni. In più, l'allenatore, Inzaghi. Inzaghi è all'Inter perché l'anno scorso non c'erano soldi per esonerarlo, altrimenti lui sarebbe già stato fuori dall'Inter. Inzaghi ora ha uno status diverso rispetto a quello che poteva avere l'anno scorso, perché è cresciuto tantissimo come allenatore, è cresciuto anche in personalità, non è più lo yes man nell'aziendalista che era soprattutto 2 anni fa. Ora io ti dico, perché qualora, ripeto, disgraziatamente ci fosse questo riscadenziamento vergognoso, perché Inzaghi deve rimanere all'Inter rischiando di fare peggio? Perché per come la vedo io, anche con degli investimenti, qualora l'Inter passasse soprattutto il turno in Champions contro una squadra non forte di più, che è l'Atletico, che è stata presa a pallonate, perché Inzaghi dovrebbe rimanere all'Inter a rischiare con un riscadenziamento di fare solo ed esclusivamente peggio, di vedersi magari vendere qualche giocatore? Chi glielo fa fare a Inzaghi, che ci ha offerte, lo sanno tutti, che ci ha offerte? La seconda cosa, caro Pier, perché come fanno questi dirigenti a tirare fuori tutti gli anni i conigli, come dice Effenberg, dal cilindro? Cioè, alla fine, questo è un meccanismo che non è destinato a durare. Cioè, questa è una cosa,
soprattutto quando ti attacchi a livello economico alle flebo dei risultati, è un castello di sabbia che è destinato a crollare definitivamente. Quindi ci sono troppe incognite, ci sono delle basi poco solide per andare avanti con questa cosa qui. Prego, Pier. Sì, Giulio, tu sai che su questi argomenti non siamo perfettamente allineati. Lo so, ci mancherebbe, infatti credo che sia anche giusto effettivamente che ognuno abbia la sua visione e il confronto, è sempre costruttivo, soprattutto con le persone intelligenti, ci mancherebbe anche altro. Prima di in qualche modo sviscerare un po' queste tematiche, volevo fare due considerazioni però su anche riferimenti che sono stati inseriti nella chat. La prima, la mitica Glass Trust. Ah, sì. Ok. Allora, Glass Trust è praticamente il coinvitato di pietra, perché non si capisce esattamente, cioè nonostante tutti i nostri tentativi che abbiamo fatto, non si capisce esattamente quale ruolo possa avere, effettivamente. Noi possiamo basarci soltanto su considerazioni di carattere oggettivo che riguardano effettivamente determinate situazioni e che traggono lo spunto da elementi documentali che abbiamo esaminato e che sono pubblici e li conoscete anche voi, effettivamente, tipo cosa? Il contratto di costituzione, il famoso contratto di costituzione del pegno. Quello è un contratto di diritto lussemburghese pacifico, perché è indicato. Nel diritto lussemburghese la legge che disciplina i rapporti di carattere commerciale, la famosa law, prevede che ci siano effettivamente, a differenza di quanto avviene in Italia, anche se adesso c'è una spersonalizzazione, ma è un altro discorso, non è così semplice, la law prevede in maniera esplicita che vi sia una gradazione delle garanzie e che quindi ci sia un pegno di primo e un pegno di secondo grado di solito, quello di terzo diventa più complicato. Con il consenso, il pegno di secondo grado si può realizzare con il consenso del titolare del pegno di primo grado. Noi abbiamo un riferimento contenuto nella visura camerale dell'Inter dove ci sono due soggetti. Siccome in Italia non c'è questa gradazione, non è possibile mettere una gradazione nella visura, si mettono i due soggetti, ma si presume con una certa attendibilità che siano situazioni disciplinate dal diritto lussemburghese. Ok? E abbiamo Oaktree e Glass. Glass abbiamo visto nel contratto di costituzione del pegno a favore di Great Horizon, non di Grand Tire, ma di Great Horizon, che ha un pegno di primo grado. Se sì. Glass ha un pegno di primo grado, Oaktree ha un pegno di secondo grado, conseguenzialmente. Ma se fosse così, perché Oaktree ha bisogno di Glass, gli concede un pegno di primo grado e lei un pegno di secondo grado? Questa è la domanda delle domande. Nessuno è stato in grado sinora di dare una risposta. No. A tutt'oggi. Questo è un scusate se mi intrometto, poi dopo mi riallaccio a questo argomento che mi interessava. Qualche duto ha dato una risposta. L'uniche sono state il contratto e qualcuno ha detto che per consuetudine viene fatto così. Io questo me lo sono sentito rispondere quando ho scritto nella chat nel forum di Interfan. Qualcheduno dice io ho fatto queste operazioni ed è consuetudine fare così. Bah, non mi pare a me una scusa molto molto provante questa, ecco. Vai pure, scusate. Sì, allora, no, stavo appunto dicendo che questo tipo di situazione non è assolutamente comprensibile. Quindi speriamo che nel prossimo futuro non sarà così semplice, perché chiaramente si tratta di rapporti che sono coperti da una riservatezza assoluta, ci sia comunque la possibilità di avere qualche delucidazione in più. Questa è la prima considerazione. La seconda, ho letto prima dove si diceva che l'Arabia Saudita è in crisi di liquidità. Sì, allora, muoiono di fame. Sì. Stanno morendo di fame, infatti. Certo. Notizia di questi giorni che hanno scoperto nel giacimento, mi pare, di Jafur, diversi trilioni di gas
e praticamente questo determina che l'Arabia Saudita, a livello di gas di scisto, diventerebbe il secondo produttore dopo gli Stati Uniti. Quindi non mi pare che sia proprio così, in una situazione di canna del gas, visto che parliamo di gas. Teniamo conto di un aspetto. Quel tipo di notizia, se non ricordo male, proviene dal Wall Street Journal. Qui entriamo in contesti geopolitici estremamente delicati, perché l'Arabia Saudita si sta sempre più allontanando da un determinato sistema, dove gli Stati Uniti avevano un ruolo di vero e proprio dominio. Quindi ci sono in atto tutta una serie, ovviamente, di contrasti e di schermaglie che interessano altri ambiti. Quindi stiamo sempre attenti quando leggiamo le notizie e vediamo di fare le riflessioni adeguate, perché magari ci portano fuori strada. Terza considerazione, sul discorso Inter. Abbiamo tutti quanti, in qualche modo, confidato in un arrivo di sauditi. Sì. E a suo tempo disse anche una cosa. È vero che se effettivamente l'Inter dovesse servire per un progetto di grande importanza, come ad esempio Vision 2030, sicuramente interverrebbero in maniera massiccia, magari non immettendo capitali all'interno della società, perché la società deve andare avanti da sola. Ormai la strada è quella, anche a livello europeo. Non è più il tempo dei mecenati. Il nostro grande Massimo Moratti, colui che ci ha fatto godere la notte del 22 maggio, non c'è più. Non c'è più nessuno come lui. La società deve essere in grado di avere tutta una serie di strumenti di carattere economico-finanziario che le consenta di proseguire il suo cammino. Adesso lasciamo stare tutte le problematiche legate al progresso. L'Inter adesso effettivamente ha avviato un cammino importante di crescita costante. Certo. E bisogna dare atto. Abbiamo un management di primo livello e stanno facendo un grandissimo lavoro. Sicuramente. Dicevo, se i sauditi avessero voluto effettivamente che il club diventasse un biglietto da visita per Vision 2030, avrebbero trovato il modo per fare sì che diventasse effettivamente la prima società del mondo. Ma se fosse stato solo un progetto di investimento, il discorso cambiava. Cambiava perché effettivamente ci sarebbe stata una situazione tipo il Newcastle, perché il Newcastle non mi sembra che sia il biglietto da visita di Vision 2030. È un investimento. No. È un investimento e vediamo effettivamente come lo stanno portando avanti, con delle tempistiche, con un tempo probabilmente più lungo, con un piano, con dei progetti. Terza considerazione, dopo entro nel contesto a cui facevi riferimento, sento parlare molto spesso di Ma Zhang vuole 1,2 miliardi, vuole 1,3 miliardi, vuole 1,5 miliardi, vuole 1,7 miliardi. E questa cifra singolarmente lievita a seconda dei risultati. Ma guardate che la vendita di una società non è mica calciomercato. La vendita di una società non è come quando il giocatore segna, che allora non vale più 90 milioni ma ne vale 100. La vendita di una società è una cosa di una complessità immensa. E se io dico che voglio 1,1 miliardi, lo devo sostenere. Ma non solo io come proprietario, ma i miei advisor. Qui abbiamo Goldman Sachs come advisor, non l'ultima arrivata. Ma vi immaginate Goldman Sachs che va a presentare un info memorandum per la vendita dell'Inter dicendo vuole 1,5 miliardi? E l'investitore gli dice: ma ti sei bevuto il cervello? Lo capite questo? Perché poi quando si fa una due diligence ti fanno il pelo e il contropelo, vanno a vedere ogni singola situazione, cioè quella legale, quella economica, quella finanziaria. Sono cose queste che sono assolutamente pacifiche, non sono discutibili. Quindi state attenti quando sentite queste cose, perché effettivamente poi non hanno nessun tipo di valenza, non hanno nessun fondamento. Scusate se mi sono un po' dilungato, però ci tenevo a fare queste precisazioni. Hai fatto bene, Pier, hai fatto benissimo.
Solo che Giuse mi devi perdonare, ma adesso ho perso un po' il filo. Qual era la domanda? Sapevo, che mi immaginavo te l'hai scordata, no? Allora, ti ho detto, secondo me Inzaghi, qualora ci fosse... comunque ragazzi, a me questa parola di scadenzamento sì, in toscano sì, vuol dire non ho una lira, a me mi fa ridere, ma guarda, non voglio, con tutto rispetto, a me di scadenzamento mi fa ridere tutte le volte che lo dico, a me mi scappa da ridere, perché cioè sta diventando veramente una barzelletta questa roba qui. Non hai un euro, non hai una lira, ma cosa vuoi riscadenziare? Ma a parte questo, qualora disgraziatamente avvenisse questa roba vergognosa del riscadenzamento che ti costringerebbe a navigare a vista in attesa purtroppo del primo iceberg, perché non può durare, perché poi sei attaccato alla flebo dei risultati, un allenatore come Inzaghi, parliamo dell'attualità, a parte Pier, visto che stai ascoltando la mia domanda, ti apro anche una parentesi, vorrei ricordare che il prossimo anno ci sono 70 partite, ci sono tre mondiali, cioè mondiale per club europei, cioè capito, il prossimo anno ci sono tantissime partite, se te non metti mano al portafogli, cioè se te pensi di affrontare il prossimo anno tutti i parametri zero, Taremi, Zielinski, allora su Taremi e Zielinski apro una parentesi, Taremi è un giocatore che ha giocato nel pallone di legno fino a 29 anni in Qatar, che quest'anno al Porto fa ridere, e nella sua vita ha avuto due stagioni buone. Io ricordo che dal Porto sono usciti fuori fenomeni tipo Jackson Martinez, Hulk, Quaresma, che al di fuori del Porto hanno fatto ridere. Perché? Perché il campionato portoghese è vergognoso. Zielinski, grande calciatore a livello tecnico, ma negli ultimi due anni le sue prestazioni sono andate giù, ha avuto tantissimi problemi fisici, quindi se continua con questi over 30, soprattutto Taremi, perché Zielinski, sai, Inzaghi ha dimostrato con quella tipologia di giocatori di poterli rimettere un po' in sesto. Quindi se non metti mano al portafogli con tutte le partite che ci sono l'anno scorso, secondo me il prossimo anno, secondo me non ce la fai. Inzaghi con questo eventuale rifidanzamento, cioè Inzaghi avrebbe tutto da perdere, perché non ci sarebbero investimenti, ma anche se all'Inter non vende nessuno, a parte poi voglio vedere come danno 10 milioni a Lautaro, ma qualora l'Inter non vendesse nessuno, non penso che l'Inter incominci a comprare giocatori da 20-30 milioni e a rinforzare la squadra, devi andare a raccattare i parametri zero, o come parlavamo con FMG, massimo puoi spendere 5 milioni subito all'inizio per un calciatore. Quindi la situazione secondo me sta diventando grottesca, per qualora ci fosse veramente questo riscadenzamento, per me sarebbe un ridimensionamento, sarebbe un ridimensionare già quello che è stato ridimensionato. Prego. Sì, a prescindere dal fatto che chiaramente, come dicevo anche prima, sino a quando non c'è l'ufficialità, certo, certo, mantengo la massima prudenza, ok? Perché certo, finora ne ho sentite di tutti i colori, quindi a questo punto facciamo solo delle ipotesi, tanto per parlare, ok? Ma non diamo nulla per scontato, perché ne ho visti di tutti i colori e posso assicurare che l'imprenditore che fino al giorno prima mi diceva no, tranquillo, che non ho nessuna intenzione di vendere, la gestione continuerà con la nostra famiglia e quant'altro, il giorno dopo era da notaio, ok? Quindi figuriamoci. Beh, nessuno di noi è all'interno delle segrete stanze che riguardano le trattative e quant'altro, di conseguenza andiamoci piano. Attendiamo e vediamo esattamente quello che succede. A prescindere da questo, io ritengo che l'Inter adesso sia una meravigliosa orchestra, con un direttore d'orchestra straordinario, che è cresciuto assieme alla sua orchestra, perché non era così, a mio modesto avviso. E il tipo di risultati che stiamo ottenendo è il frutto di un grande lavoro da parte di tutti, del management, dell'allenatore, dello staff, di tutti. Io credo che questo tipo di risultato che abbiamo conseguito non avrà grandi cambiamenti nel futuro, cioè le problematiche che cui facevamo riferimento e che riguardano soprattutto l'azionista di riferimento, non la società, ma l'azionista di riferimento, non incideranno nella crescita che l'Inter sta continuando ad avere. Noi ormai abbiamo raggiunto anche a livello europeo una collocazione tra i top club, è pacifico. Magari non la penserete come me, però io per me l'Inter è, se non è al quarto, è al quinto posto a livello europeo. E lo manterrà.
ritengo che la squadra sia assolutamente completa, che ci sono alcuni interventi da fare, ma sono molto contenuti. Per me non si devono cambiare chissà quanti giocatori. Ad esempio, se mi dicessero, ma tu non ce l'avresti a Mkhitaryan l'anno prossimo? Ma neanche per sogno. Se tiene, no. Un Acerbi, giustamente, va considerato che effettivamente non può mantenere quelle sue prestazioni per un tempo lunghissimo e quindi credo che effettivamente un suo sostituto vada considerato. Ma al di là di questo, di cosa abbiamo bisogno effettivamente? Cerchiamo un attimo di riflettere. Il portiere si è rivelato veramente un grande portiere. Ed è sicuramente anche l'autore di prestazioni che ci hanno consentito di ottenere i risultati che conosciamo. Per il resto abbiamo una difesa formata da grandi giocatori. Il centrocampo non ne parliamo, l'attacco certamente adesso non la penso come Giuse, per me Taremi è un ottimo giocatore, è un terzo attaccante, perché se mi dicessero va via Turame, arriva Taremi, allora sarei molto perplesso, ma per me se arriva Taremi e abbiamo Lautaro Turam sono più che soddisfatto. Poi vediamo effettivamente cosa succederà anche col quarto attaccante, ma quello che conta è la squadra nel suo complesso, perché sento spesso parlare di attaccanti, ma a mio avviso quello che conta è riuscire effettivamente a segnare, a fare gol. E su questo aspetto l'Inter non è seconda a nessuno. Lo vediamo, segniamo tutti. Abbiamo fatto 3-4-0 consecutivi, figuriamoci, e non c'era neanche Turan. Quindi credo che, al di là delle problematiche che effettivamente ci sono, che sono state segnalate da Effenberg, di cui ha parlato Giuse e via dicendo, e vedremo come verranno affrontate. Perché io non escludo che il 20 di maggio venga annunciata la cessione dell'Inter, cioè non posso saperlo. Non è una cosa che io vi dico, ma l'ho saputo da Tizio Caio Semproni. Ma non mi fido neanche delle dichiarazioni che vengono rilasciate. Perché ne ho viste di cose di questo genere, per poter anche ritenere che è meglio aspettare. Poi, se effettivamente arriveremo a questa proroga, come dicevo prima, che dovuta al fatto che effettivamente Oktri conosce le situazioni, rendiamoci conto che all'interno del board, all'interno del Consiglio di Amministrazione, si sanno le cose. Passa tutto per il Consiglio di Amministrazione, ovviamente. E quindi anche tutte le varie situazioni che riguardano il piano pluriennale, il piano finanziario e quant'altro, le conoscono. Ieri c'è stato questo tipo di, credo, call con gli investitori che sarebbero praticamente i titolari del bond, i quali hanno chiesto, ma cosa sta succedendo per quanto riguarda Oktri? La risposta, almeno da ciò che è emerso dalle testate giornalistiche, è stata: non ne parliamo in questa sede, bisogna rivolgersi a Monte, e cioè all'azionista di riferimento. Ma mentre i titolari del bond hanno ricevuto questa risposta, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno bisogno di chiederlo, perché lo sanno. E se abbiamo effettivamente una struttura che è completamente consapevole di quelle che sono le potenzialità e il cammino dell'Inter, d'altra parte abbiamo anche chi deve controllare che non è arrivato niente. Abbiamo un collegio dei sindaci e abbiamo la società di revisione. E questi organi sono fondamentali per verificare che non ci siano situazioni che possono portare dove? Al default. Quindi l'Inter prosegue il suo percorso, sta crescendo sempre di più. Adesso ho sentito parlare di questo sponsor di maglia che mi lascia effettivamente perplesso, però come si dice, pecunia non olet, quindi se sarà questo vedremo. D'altra parte c'è da dire che effettivamente, se è vero che una Qatar Airways ha offerto una cifra così contenuta, vuol dire che per il momento, per tutta una serie di ragioni, compreso il campionato italiano, che ancora non è nelle condizioni di poter sfidare quello inglese, ad esempio,
viene considerato per quel valore. Questi sono investitori che non è che buttano i soldi a caso, cioè, a meno che non si tratti del principe Mohammed bin Salman che si innamora del quadro di Leonardo, per il resto tutto viene fatto in maniera molto accurata, molto oculata. Quindi se quella è l'offerta e pare che anche la stessa Riad Air abbia fatto un'offerta molto contenuta, vuol dire che a livello globale, al momento, questo è il valore che noi rappresentiamo. Poi se c'è una società come questa Betsson, come si chiama, non mi ricordo, che invece in maniera molto aggressiva vuole affermarsi all'interno di un determinato contesto ed è disposta ad arrivare a cifre più elevate, è un altro discorso. Però questo è ciò che emerge. Spero di averti risposto, Giulia. Sì, sì, no, mi hai risposto. Su Inzaghi lo chiedo a Effenberg. Allora, innanzitutto Effenberg, dico, molti pensano che i debiti siano in capo a Zhang, ancora non hanno capito che Zhang il prestito l'ha fatto lui, ma ha messo impegno l'Inter. Molti si scordano questa cosa qui, ma a parte quello FMG, sottolinealo, perché ancora la gente non l'ha capito, la gente pensa che Zhang per l'Inter faccia debiti lui, suoi personali. Non hanno capito nulla, non hanno capito, i debiti sono tutti addosso, come si dice dalle nostre parti, Effenberg all'Inter. Su Inzaghi io ti dico, e l'ho criticato tantissimo l'anno scorso, con un eventuale riscadenziamento vergognoso, lo chiamo vergognoso perché sarebbe vergognoso un riscadenziamento, per come la vedo io non ho problemi a dirlo, perché questo allenatore al suo massimo, al suo top, dovrebbe rimanere all'Inter con il rischio di poter fare solo ed esclusivamente peggio, perché sappiamo benissimo, caro FM, che questo è un presidente che dopo lo scudetto non fa nemmeno organizzare la festa ai tifosi, ti vende Hakimi e Lukaku. Questo è un presidente che ti fa un anno di fair play finanziario quando non ce n'è bisogno. Poi potrà avere anche dei meriti, io questo non lo metto in dubbio, però voglio parlare di cose concrete, di cose, di fatti accaduti. Questo è un presidente, caro Effenberg, che dopo la finale di Champions League ti dice che non partirà nessuno, ti dice ripartiremo dai più forti e se non lo fermano si vende anche le porte. Quindi è questa la domanda. Oltre a quello di cui discutevamo oggi io e te al telefono, al fatto che con questo eventuale vergognoso rischio di danneggiamento, che secondo me non accadrà, secondo me ci sarà un passaggio di proprietà, e me lo auguro anche per tutti i tifosi interisti, anche per i detrattori, mi auguro ci sia un passaggio di proprietà, i dirigenti, perché secondo me poi il merito di questo miracolo sportivo è degli allenatori, è dell'allenatore, dei dirigenti e dei giocatori, basta, si ferma lì, perché c'è un presidente che è sparito da un anno, non ha nemmeno mezz'ora di tempo, un'ora di tempo per prendere un aereo o andare in Arabia Saudita, per esempio, che era, lui se le ha fatte tutte le passerelle l'anno scorso, quest'anno è mancato a tutte le passerelle, quindi oltre a non scrivere nemmeno più sui social per quanto concerne le vittorie dell'Inter, lui è sparito, non ha nemmeno, è talmente impegnato questo presidente, non ha nemmeno un giorno libero per andare alla finale della Supercoppa in Arabia Saudita o per venire a San Siro. Te pensa quanti impegni che ha questo presidente, cioè lui è totalmente staccato dall'Inter, che meriti gli vuoi dare? I meriti sono dell'allenatore, dei giocatori e della dirigenza. Quindi questa dirigenza con questo rifinanziamento dovrebbero tirare fuori dal coniglio tutti i cilindri, ma dal cilindro sempre qualche coniglio e attaccarsi a tutti i parametri zero che girano intorno al mondo. Io ti vorrei dire, FMG, un allenatore come Inzaghi in una situazione del genere, che rischierebbe solo di fare peggio, perché se passiamo con l'Atletico per me è un mezzo miracolo, attenzione, se l'Inter passa con l'Atletico e l'ha presa a pallate, perché l'Inter ha già fatto vedere di averla presa a pallate l'Atletico, quindi ha tante possibilità di passare. Se l'Inter vince la seconda stella e passa con l'Atletico, non ti dico la finale di Champions. Seconda stella e passaggio dell'Atletico, questo allenatore potrebbe rischiare solo di fare peggio. L'anno scorso non è stato mandato via perché mancavano soldi. Chi glielo fa fare a questo allenatore di rimanere, FM? Prego. Allora, a Inzaghi glielo fa di rimanere, che può vedere se riesce ad aprire a livello quantomeno dei risultati, poi si vede man mano che cosa può succedere,
un ciclo con l'Inter, quello che se noi, che noi si ipotizzava potesse succedere con Conte, ma poi già in piena crisi pandemica che ha investito più che altro, che ha investito in maniera forte la Cina e quindi anche il nostro sinistra di maggioranza, poi non si è concretizzata. Quindi Inzaghi secondo me potrebbe essere stimolato a rimanere per questo, perché l'espluat lo fanno tutti, l'ha fatto l'anno scorso anche il Napoli. Poi però l'importante è confermarsi, rimanere a vertice, quindi è importante raggiungere la cima e poi rimanerci, come, come ha fatto il City, come hanno sempre fatto i top club europei che hanno un blasone importante, Real Madrid, Bayern, Barcellona, Liverpool e compagnia. Quindi questa può essere la sfida. Chiaramente quest'anno Inzaghi aumenta il suo potere contrattuale nei confronti della società, cioè nel pretendere un'alta competitività della squadra che, a dire il vero, quest'anno in Italia si è vista in maniera preponderante, perlomeno queste prime 26 partite sicuramente l'abbiamo vista. Questa può essere la sfida di Inzaghi, perché andare in altri campionati poi ci sarebbe da vedere. Noi i difetti di Inzaghi li abbiamo sempre un po', specialmente che a livello tecnico sei in gamba, l'hai già visti, un allenatore che anche l'anno scorso, quando noi in alcune partite ci doveva essere un cambio di passo, lui sempre monotematico col 3-5-2, non c'era questo cambio di passo e la squadra ne soffriva. Quest'anno almeno per ora non c'è stato bisogno, quindi c'è da vedere se un contesto diverso tipo quello inglese o spagnolo, e per spagnolo si intende un contesto importante tipo, se non Real Madrid, ma quantomeno il Barcellona, il cui allenatore lascerà. Bisognerà vedere poi Inzaghi, se ci dovesse andare, se dovesse essere ingaggiato da loro, che cosa riuscirà a fare. Io credo che, secondo me, Inzaghi rimarrà con noi, perché può veramente, anche da quando c'è, abbiamo sempre portato a casa qualcosa, e quindi ci può essere che poi anche sia particolarmente stimolato dall'avventura con l'Inter per l'anno scorso, che si, insomma, si preannuncia anche abbastanza succosa a livello di competizione da affrontare. Io però vorrei riallacciarmi un po' a quello che aveva introdotto anche Pierre, ed è abbastanza importante, ed è il discorso che ha fatto su Glass Trust. Glass Trust, come abbiamo visto, noi abbiamo sempre detto che secondo noi ha un'attività di, non è un security agent di Opti, sì. Abbiamo detto anche in passato il perché sarebbe il primo caso conosciuto in assoluto in cui Opti, per un prestito garantito, si sarebbe servito di un security agent, perché in situazioni ben più difficili, tipo le vicende che hanno coinvolto Evergrande, non si è servito del security agent. In una vicenda simile a quella dell'Inter, che si potrebbe paventare per l'Inter, che è successa al Milan con Elliott, quando ha escluso le quote, non ha avuto bisogno del security agent in qualità di escussore delle quote. Quindi non, perché il security agent non è che è lì solo per escutere le quote eventualmente, è per gestire le garanzie. Per esempio, noi abbiamo come security agent Intesa San Paolo nel bond di Intermedia. Che cosa fa Intesa San Paolo? Gestisce queste garanzie che sono state date agli obbligazionisti. E le garanzie sono l'ipoteca sul marchio, il pegno delle quote di Interbrand, fa questo tipo, quindi va a razionalizzare, favorisce i contatti fra gli obbligazionisti e Intermedia, e quindi la capogruppo FC Internazionale, tiene tutti i conti per quanto riguarda il valore, quindi vigila sulle garanzie stesse direttamente tramite il board di Intermedia. Non è che il security agent, l'unica funzione che ha è solamente quella eventualmente di escutere il conto. Questo noi l'altra volta l'avevamo detto. Dal contratto che si rileva? Si rileva che ci sono quelle famose quattro parti. Il contratto a cui faccio riferimento è quello che poi è stato esibito anche in rete nel settembre del 2022. Ed è Suning Sport International che concede pegno di primo rango a Glass Trust sulle quote di Grit Horizon, appena liberate da un altro pegno. E questo è un discorso che era stato introdotto, per esempio, io ne avevo parlato insieme a Pierre anche con l'avvocato Michele, che per primo aveva visto questa cosa. Poi io ho trovato anche un ulteriore articolo di una rivista americana che parlava di questo e che è molto indicativo, secondo me.
nel senso che, e qui si va a parlare anche della partecipazione di Lion Rock, quando Toir nel 2019 ha venduto la partecipazione a Lion Rock, i soldi per fare questo acquisto sono stati prestati dalla Fubon Bank. Fubon Bank, che è una banca cinese. Questa Fubon Bank, per elargire questo prestito a Lion Rock, ha praticamente preteso garanzie, quindi impegni su alcune società di Zhang Jindong e alcuni beni personali dello stesso Jindong. Che cosa è successo? Che quando poi siamo andati a fare il prestito con Trin nel 2021 e doveva essere liberato il pegno da Great Horizon perché c'era il pegno a favore della Fubon Bank, e che cosa hanno fatto? Quella famosa operazione delle quote di Suning Holding Group, a che a dicembre 2020 sono state date impegni a Taobao per la quota di 126, per il valore di 126 milioni. Con questi 126 milioni è stata pagata a febbraio 2021 Fubon Bank, e quindi Zhang ha potuto ritornare in possesso delle garanzie prestate e togliere il pegno da Great Horizon. A quei tempi esisteva solo Great Horizon, non c'era Grand Tower. Grand Tower è nata nel maggio 2020. Questo Michele l'aveva già visto per primo, l'avvocato Michele. E quindi che cosa succede? Già questo ci fa capire che su questa Great Horizon poi è stato concesso un ulteriore pegno a chi? Pegno di primo rango a Glass Trust. Ma la finanza l'ha data UCM, che è il velicolo di O3. E in questo contratto che è stato presentato le parti sono quattro. Suning Holding Group, Glass Trust, Great Horizon e Vistra in qualità di custodia. Stranamente manca chi ha cacciato la finanza. Strano, perché come ha detto giustamente Pierre, è un pegno di primo rango, quindi vuol dire che inevitabilmente O3 ha un pegno di livello inferiore, quindi di secondo rango. Molto strano che chi ha cacciato 275 milioni si veda sopravanzare da un'altra società che ha un pegno superiore al suo. Qualcuno dice, è il security agent, quindi lavora per lui. Allora la collateral law è stata una perdita di tempo, perché la collateral law, siccome, come ha detto giustamente anche Pierre, si tratta di un pegno di diritto lussemburghese, la collateral law è stata creata apposta perché in queste situazioni basterebbe concedere pegno al security agent, il quale lo ritiene in nome e per conto del creditore garantito. Ma noi sappiamo che ad oggi che ci sono ben due pegni su Great Horizon. Questo del contratto costitutivo del 2022, noi sappiamo dall'Inter che è stato dato pegno a favore di OCM pure sulle quote del lussemburghese e quindi di Great Horizon, perché il prestito o il co dell'holding di controllo è garantito da Great Horizon Grand Sunshine e protetto da pegno messo a favore di Oaktree sulle quote di Great Horizon Grand Sunshine, Grand Tower, FC Internazionale, International Sport Capital. Questa domanda noi la facciamo da due anni, sì. Ai nostri detrattori gliel'abbiamo detta in 562 lingue possibili e immaginabili, non abbiamo ancora ricevuto risposta, spererei che per il 2072 qualcuno ci dia qualche risposta, perché dicono che noi inventiamo queste cose qua. Io vi ho detto il 2072, se volete fare anche il 2082 non ci sono problemi, o anche più tempo. Nessuno riesce a darci una risposta sensata. È una cosa che ha dell'incredibile. Io non mi capacito. E questo è un altro aspetto. Ma chi è questa Glass Trust? Glass Trust Corporation LTD. Io mi sono andato a scaricare i bilanci della Glass Trust. Io ho trovato quello al 31/12/2021 e quello al 31/12/2022. E c'è una cosa molto bellina in questo bilancio, c'è sia in quello del 21 che del 22, ma io ho preso quella del 2020. Ed è praticamente questa che ora vi vado a leggere. Al punto 3 si dice che praticamente tradotto, allora intanto le attività di Glass Trust ammontano a 5 milioni,
ci sono debiti, ci sono passività per 3 milioni, loro hanno fatto un utile nel 2022 di circa 1.900.000 sterline. Loro dicono che nel loro bilancio la Glass Trust detiene fondi per conto di suoi clienti in conti di clientela designati. Escrow account, che il nostro compianto Renzo vi ha più volte segnalato. Deposito a garanzia o regolamento. Gli amministratori sono del parere che questi fondi non facciano parte del patrimonio dell'azienda e non siano utilizzati come capitale circolante o per qualsiasi altro motivo, quindi non sono soldi di Glass Trust. Allora, sapete a quanto ammontano questi soldi al 31/12/2022? Sono 705 milioni di euro, in dollari sono di più. Strano che questa Glass Trust, che secondo certa gente, mero security agent, che non ha né arte né parte, abbia nei propri conti per terzi 705 milioni di euro. Davvero? L'anno prima ne aveva esattamente la metà, erano circa 310 milioni di sterline, in euro saranno stati 370. Questa è una cosa che dovrebbe far riflettere, quindi Glass Trust detiene somme per conto di terzi perché ha anche la funzione di escrow account. Fa parte della Glass Agency, che noi, basta andare nel sito di Glass Agency, ci sono diverse articolazioni della Glass che fanno security agent, pay agent, account holder, fanno di tutto di più, addirittura hanno più incarichi anche nelle operazioni in cui sono stati chiamati in causa con alcune società. Quindi a chi diceva che è un mero security agent, cosa che noi abbiamo comunque dimostrato, a meno che poi qualcheduno entro il 2082, come ho detto, non venga e dica no, guardate, si è servito di security agent o per l'escussione anche in altre occasioni. Noi ben vengano queste cose, ben vengano, perché è una cosa in più che noi sappiamo. Fino ad ora non si è palesato nessuno, però nemmeno d'oltremanica sono venuti a dircelo. E quindi, ragazzi, che cosa vi devo dire? Rimane sempre che noi parliamo tutti di, ora è venuto fuori il riscadenzamento, se no dell'escussione. Ma l'escussione di chi? Di Oaktree e Glass? Ma infatti, Effenberg, la domanda di uno degli utenti, che poi mi sono dimenticato di fare sia a te che a Pierre, è proprio quella, ma se la Glass i 20 va lì e scusa il pegno? Appunto. A pegno di primo rango. Sì. E se la Glass va lì e scute il pegno, chi ce lo dice a noi? Potrebbe succedere, no? Potrebbe succedere, sì. Ma quello che è strano. Scusa, Effenberg, se ci sono delle obbligazioni tali per cui effettivamente Glass in qualche maniera prima del 20 ha la titolarità per poter agire, nessuno la può fermare. Scusa Pierre, scusami se ti interrompo, scusa Effenberg, bisogna spiegarla bene perché me la chiedono tutti i giorni. Oaktree, e poi vi lascio la parola, andate liberi voi due. Oaktree ha un pegno di secondo grado perché eroga finanza, giusto? La Glass ha un pegno di primo grado. Quindi, allora, io vi chiedo, il pegno vale più? Perché noi abbiamo sentito anche dire, ragazzi, e questo lo sapete meglio di me, da gente che scrive anche sui giornali, che poi dopo si è ravveduta ed è quasi venuta la nostra versione, ma noi abbiamo sentito anche dire che il pegno di secondo grado vale più del primo, attenzione. Quindi, se Glass, vi lascio la parola, al pegno di primo questo grado... Questo è un mostrum giuridico. Pier, lo sai benissimo che è successa sta roba. Lo sai? L'ho sentito, ma è un mostrum giuridico. Cioè, il pegno di secondo grado... Ma apposta, ti lascio la parola, scusami. Se Glass passa avanti a Oaktree, il 20 va lì ed escude il pegno, di cosa ragioniamo? Prego, Pier. Oaktree, ammesso ovviamente, perché noi ci basiamo su tutta una serie di considerazioni, ipotesi che abbiamo fatto, partendo da alcune riflessioni che sono legate anche a degli aspetti documentari, ok? Sì. Quindi questo credo che vada assolutamente sottolineato. Cioè, abbiamo un pegno di primo grado pacificamente
che è stato concesso all'Last Trust in base a un rapporto contrattuale che si è perfezionato tra International Sport Capital, mi pare, giusto? Effenberg, se non ricordo male, e in qualche modo supportami su questo aspetto, perché non mi ricordo quelle che erano le parti. Comunque, sta di fatto... No, c'era Suning Sport International. Suning Sport International, scusa. Suning Sport International e le altre parti erano appunto Glass Trust come target, diciamo, praticamente. Poi c'era... Chi c'era un'altra? La Vista, che faceva la custode, e poi chi c'era ancora? C'era Great Horizon. Le parti erano Great Horizon, bravissimo. Stranamente allora, manca quello che ha cacciato la finanza, che poi comunque, se si va a vedere bene, una scusa Effenberg, una cosa è pacifica: in quel contratto si fa un riferimento esplicito a un pegno di primo grado regolato, disciplinato dal diritto lussemburghese. Ora, se nella visura dell'Inter c'è un riferimento a due soggetti che sono Glass Trust ancora e Octree, OCM, si presume, perché possiamo solo presumerlo, che facciano, che questo tipo di riferimento faccia sempre riferimento al diritto lussemburghese. Se è il diritto lussemburghese, parliamo di law, collateral law, che è la legge, che è la normativa che disciplina i rapporti di carattere commerciale, sono ammessi i pegni graduati, e se effettivamente Glass ha un pegno di primo grado, Octree deve avere un pegno di secondo grado. Si va per logica, però che ha un suo chiaro fondamento. Salvo una prova di carattere diverso, una dimostrazione di natura diversa, che chiaramente saremmo anche propensi ad accogliere. Ci mancherebbe, mica abbiamo la verità in tasca, mica stiamo affermando di sapere con certezza. Noi stiamo facendo delle deduzioni che però partono da concetti ed elementi concreti. Quindi, se le cose stanno in questi termini, effettivamente arriviamo al momento dell'escussione, perché effettivamente c'è un pacifico inadempimento rispetto agli accordi assunti, bene, Octree non potrebbe mai agire se non previo consenso da parte di Glass, se le cose stanno così. Se stanno in maniera diversa, che qualcuno riesca effettivamente a spiegarlo. Perché al momento noi non troviamo un altro tipo di spiegazione. No, Pier, dai, te sei troppo umile, ci state studiando da una vita su questa cosa. Scusa, Effenberg, Michele Picozzi, saluto, dice: è Octree che paradossalmente dà strada libera a Glass Trust, perché poi alla fine è così, ragazzi. Ma prego, attenzione, però Giuseppe, vedi, io ho sentito anche delle persone che si interessano di finanza, che lavorano in ambiente finanziario. Una mi ha detto, e mi colpì molto, dice: quando viene dato un pegno, il pegno se lo prende chi ha dato finanza, quindi è un pegno di un creditore garantito. Che? Ecco, perfetto. La Glass il non aveva il mezzo. È una garanzia, scusa Effenberg, il pegno è una garanzia. Ma la Glass non ha erogato finanza, quindi perché bravo, c'è il pegno? Fermati, ti ha detto, ha messo proprio il dito nella piaga. La Glass non ha erogato finanza perché coi mezzi suoi non ce l'aveva la possibilità, ma come ti ho detto prima, detiene escrow account per 705 milioni di clienti terzi. Questi ce l'hanno i soldi. Prova a rispiegare questo concetto, perché non è di facile comprensione, secondo me. Nel bilancio, alla sezione 3 del bilancio al 31/12/2021 e al 31/12/2022, Glass Trust, attraverso i propri dirigenti Brian Kern e Mia Brennan, dicono di detenere come deposito a garanzia delle somme di denaro che non sono appartenenti alla Glass Trust, non sono loro. Di chi sono? E hanno detto: non le conteggiamo nel bilancio di Glass Trust perché non sono nostre, sono di clienti terzi in qualità, e noi le abbiamo in qualità di escrow account. Cosa vuol dire? Che io sono un'entità diversa, la VAT, la pesca e l'ETD, conferisco questi soldi alla Glass Trust che mi fa del escrow account perché devo fare delle operazioni, e la Glass Trust va a fare operazioni per conto mio. Effenberg, scusami, cerco di
rendere in maniera più semplice e comprensibile questo tipo di concetto con, prego, un, prego, esempio, prego. Con un esempio magari alla portata, mi auguro, perché sono concetti veramente complessi. Facciamo un'ipotesi. Una società viene venduta. Siamo ormai alla fine delle operazioni, si deve andare dal notaio. Cosa si fa a un certo punto? Il venditore consegna le somme necessarie, scusate, il compratore consegna le somme necessarie al notaio, il quale fa la custodia di queste somme e quando si verificheranno determinati tipi di condizioni, poi queste somme verranno smobilitate e quindi consegnate direttamente al venditore, perché l'affare è andato a buon fine. Spero che sia più chiaro questo tipo di concetto rispetto a quello che appunto ha detto Effenberg con riferimento a bilanci e quant'altro, che magari sono più astuti. Allora, se non capite, eventualmente scrivetelo che vediamo di spiegarlo. Giuseppe, rimetti prima il post di quell'Enrico B, di dove parla che io ho detto che ci sono 700 milioni. Allora, chiariamo subito. Nel bilancio di Glass Trust, la Glass Trust ci dice che ha 705 milioni di euro di soldi che non sono loro, non sono di proprietà di Glass Trust, va capito bene questo concetto. Bravo. Li detengono in nome per conto di... Basta, è una specie di notaio, per l'esempio che facevo prima. Come se io ci avessi a casa 6 macchine e mia non è nessuna, perché le detengo in nome per conto di Giuseppe e di Pier. Avete capito? Cioè, voglio che sia chiaro questo discorso. E verranno poi utilizzate per gli scopi che, bravo, io e Giuseppe abbiamo stabilito. Quindi, questa constatazione viene fatta perché vi ricordate che in passato qualcuno disse: ma vedete che la Glass Trust non ha mezzi e può fare solo il security agent perché non poteva mai erogare finanza. No, potrebbe erogare finanza in nome per conto di, per questi escrow account, come ci ha detto anche il compianto Renzo più di una volta, che detiene. Nel 2021 a dicembre aveva 370 milioni di euro, nel 2022 sono diventati 705 milioni di euro. Sì, ebbene sì. Dico, penso sia chiaro, no? I due amministratori dicono: non sono soldi di Glass Trust, non sono nostri, ce li abbiamo in custodia, ce l'abbiamo in custodia. Come fiduciario delle parti. Come fiduciario. Questo è un dato oggettivo. Questo è un dato oggettivo, nessuno può venire a dire qualcosa, perché questo è il bilancio di Glass Trust. Quindi, voglio dire, deve essere, cioè, per essere un mero security agent che deve esclusivamente scutere eventualmente delle entità creditorie, cioè delle garanzie creditorie date al suo cliente, cliente che noi sappiamo essere octree particolarmente versato a fare prestiti a società distressed, quindi statisticamente sa benissimo che i propri clienti per una larga parte non riusciranno a onorare gli impegni, perché li va a cercare apposta. Ma la prima domanda, scusa FMEG, la prima domanda che ora fanno in chat: quei 700 milioni sono del nuovo compratore? Subito l'hanno scritto. Non lo sappiamo. Non si sa. Noi come dato portiamo che alla Glass Trust al 31/12/2022 ci sono 705 milioni nei conti come escrow account. Per precisione, conti è meglio, scusami, non sappiamo di sarà questa la bomba. Per precisione, scusami Effenberg, credo che sia opportuno precisare che potrebbero riguardare anche diversi clienti. Cioè, no, sono sicuramente di una pluralità di clienti. Sono sicuramente di una pluralità di clienti. Perché gli utenti potrebbero comprendere che sono tutti indirizzati per l'acquisto dell'internet. No, assolutamente nessuno ha detto questo, perché se si arriva a queste deduzioni fanno deduzioni sbagliate. Noi vogliamo con questo dato solamente dire che Glass Trust non è una società che ha 5 milioni di attività e 3 milioni di passività.
e il resto è patrimonio netto perché ha fatto l'utile d'esercizio quell'anno, oltre al capitale sociale. La Strauss detiene anche queste somme in nome per conto di una pluralità di investitori. Quindi loro fanno da escrow account per una pluralità di investitori. Ecco cosa fanno, non è che fanno solo il security agent e basta. E poi nel contratto, ribadiamo per l'ennesima volta, c'è scritto security agent ma anche agent. Non è che siccome ci torna comodo dire security agent, agent si cancella, perché non torna. Security agent ma anche agent. Questo compratore occulto non lo scrivete nemmeno, non c'è nessun compratore occulto. Esatto, non tiriamo fuori queste cazzate. No, socio occulto, queste cazzate non le scrivete perché perché bene. Anche in passato anche qualche giornalista l'aveva ventilata questa ipotesi, chissà dove la trovate, nel luogo di Pasqua l'aveva trovata di quell'anno, perché non si sta parlando di queste cose, si è solamente riportato questo dato oggettivo e basta. Un'altra cosa che vorrei aggiungere, che secondo me è molto importante, è che se si va a vedere quel famoso contratto con quelle quattro parti di cui ha fatto riferimento Pierre, noi vediamo che c'erano quelle quattro parti che ribadiamo: Suning Sport International, società di Zanga che controlla i lussemburghesi, Great Horizon, Glass Trust e Vistra come custodian. Ho detto io prima, manca quello che ha concesso Finanza, che doveva dire sì, mi sta bene che date pegno di primo rango a Glass Trust. Manca, ma è presente. Ma c'è. E sapete chi è? Sarebbe la Milbank LLP, che è la società scritta a penna che sta nella prima pagina di questo contratto. Milbank LLP, che è quella che ha rilasciato questa copia del contratto. Volete sapere chi è la Milbank? Ve lo dico subito. La Milbank è una società americana che in diverse operazioni dal 2014 al 2021, sapete chi ha assistito? Oaktree. L'ultima operazione che ha fatto per Oaktree l'ha fatta nel 2021. E questa Milbank, sapete dove ha gli studi? Ce l'ha a New York, a Los Angeles, a Washington, Londra, Francoforte, Monaco, San Paolo, Pechino, Hong Kong, Seoul, Singapore e Tokyo. C'ha 5 filiali in Asia, una a Pechino, una delle poche che ce l'ha a Pechino, ed è una società che è ben conosciuta anche dagli Zhang, oltre che per Oaktree. Con Oaktree ha ristrutturato in Spagna la Codere, che era una società che praticamente era attiva nel settore del casinò, delle scommesse. E con Codere che cosa hanno fatto a favore sia della Milbank, a favore di Glass Trust, di Oaktree? Allora, praticamente hanno ristrutturato un gruppo di obbligazioni senior per 250, 500 milioni e 300 milioni, prendendo le obbligazioni da 500 milioni, 300 milioni, hanno creato un nuovo veicolo societario su cui hanno messo pegno a favore di Oaktree e hanno ristrutturato queste obbligazioni. Sapete in che tipo di prodotti? In un PIC bond. E questi pegni che hanno messo sono secondo la legge lussemburghese. Ma guarda un po' quante analogie col caso nostro. E queste obbligazioni le hanno strutturate con questo nuovo veicolo che è stato fatto a favore per garantire colui che aveva versato Finanza, ed era Oaktree. Strano. Bella coincidenza. È veramente strano che qui non ci sia la Glass Trust. Siamo a dicembre 2021. È stranissimo. 7 mesi prima sta fatto il security agent, si vede che proprio devono aver fatto un lavoro a minchia, perché dopo 7 mesi già vai dalla Milbank. È strano questo, Molto strano, direi. E dici? Ma con Milbank i rapporti qualche anno nel 2014, quando hanno ristrutturato la Molecorp, che era una società americana che trattava terre rare, che praticamente era in fallimento e su cui Oaktree aveva versato Finanza,
che è stata ristrutturata e data a impegno il nuovo veicolo, anche in questo caso a Doctrine. C'è sempre la regia della Milbank. Questa Milbank che compare in questo famoso contratto del pegno concesso a Glass Trust. Ma sono tutti elementi che noi buttiamo lì, però ci fanno pensare che, siccome non avendo ancora ricevuto quella famosa risposta, se non dire è consuetudine dare 2 o 3 pegni, io per esempio l'altra settimana è consuetudine ho dati 5 di pegni, così, mi sono trovato, vuoi un pegno, per caso ho trovato uno per la sala, vuoi un pegno, e gliel'ho concesso anche a lui. Tanto è consuetudine fare così. Nessuno che ci ha dato una spiegazione senza. Vogliamo spiegazione anche noi. L'attendiamo ormai sono qualche anno, non si guarda più di mesi, di qualche anno. Infatti noi stiamo aspettando riscadenziamento e poi dopo commenteremo l'eventuale riscadenziamento. Sarà ufficiale, ne prenderemo atto, quello avrà dei risvolti, sicuramente. Io personalmente, fin quando non lo vedo in via ufficiale, non ci credo. Quando ci sarà ne prenderemo atto. A quel punto vedremo poi se è veramente security agent. Mi verrebbe da dire, strano che l'avete preso per la prima volta in questa occasione. Allora devo dire, rispetto a Octree, che più abili sono quelli di Elliott, che hanno fatto un'operazione di escussione senza bisogno del security agent, l'hanno fatta direttamente loro. Più bravi quelli di Elliott a questo punto. Molto più bravi, ma infatti FMG, io... Volevo chiedere a Pier, la Glass ha un pegno di primo grado che passa davanti a Octree. Qualora Octree concedesse questo riscadenziamento, cioè perché la Glass aveva questo pegno di primo grado? Davvero la Glass potrebbe avere un pegno di primo grado ed essere security agent? Non avendo erogato finanza con un pegno di primo grado, cioè ci sono troppe cose che non tornano. Sì, qui abbiamo di fronte un ginepraio che è assolutamente inestricabile. E sicuramente siamo di fronte a operazioni di alta finanza, quindi ovviamente bisognerebbe conoscere nei dettagli tutto quello che è avvenuto, però certamente ci sono degli elementi che ci portano a fare delle riflessioni verso un indirizzo che è quello rappresentato dalla presenza di più soggetti che effettivamente hanno dei ruoli diversificati, e in base a questi ruoli naturalmente loro agiscono. Ci mancherebbe anche altro, perché chiaramente il titolare di un pegno di primo grado, che però non è certamente il finanziatore, è un mandatario. Ha alle sue spalle un mandante che gli ha dato un incarico specifico di svolgere un determinato compito, che d'altra parte è quello che fa Glass nell'ambito di quella che è la sua normale operatività, che sì, articola in vari settori, in vari componenti, sappiamo che si occupano di vari tipi di operazioni, si va dalla ristrutturazione del debito, appunto escrow account, a interventi per quanto riguarda la stessa realizzazione di bond, di PIC bond in modo particolare, perché questo lo troviamo direttamente nel loro sito, che si tratta di una delle attività che svolgono abbastanza regolarmente. Quindi certamente si tratta di soggetti molto qualificati, molto esperti, con una mole di professionisti capaci, di conseguenza sicuramente sono stati scelti per realizzare determinati tipi di finalità. Quindi diventa molto arduo riuscire effettivamente a capire quella che è la loro funzione, però certamente ce l'hanno, e non può essere una cosa di prassi, non può essere una cosa che così si fa, perché questa non può essere una spiegazione che abbia una sua logicità e una sua anche capacità di essere considerata come valida. Quindi non si sa quale sia, però c'è. E se noi effettivamente ci basiamo su quanto previsto dalla law lussemburghese, certamente questo tipo di compito è quello di rappresentare il proprio mandante che nell'ambito di un'operazione finanziaria di erogazione di somme sicuramente anche di grossa importanza, poi ha inteso in qualche modo affidare a un proprio mandatario qualificato il compito di fare determinate cose. Questo credo che sia la spiegazione più logica, più razionale e quella più pertinente.
Assolutamente, anche perché io vorrei aggiungere una cosa. Allora, la situazione normale, anche in presenza della collateral law lussemburghese, che da noi è stata recepita nel 2004 col decreto legislativo 170, quindi si parla già di 20 anni fa. Cosa voleva dire? Noi non ci saremmo scandalizzati e sorpresi se avessimo trovato in tutta società esclusivamente il pegno di Glass Trust. Avendo saputo che Oaktree aveva dato finanza, il pegno ce l'ha solo Glass Trust, era Pacifico, che era il security agent. Certo. Con contratto di mandatario, cioè, sarebbe stato giusto. Se non che è l'Inter stessa che ci dice che c'è pegno a favore di OCM sulle lussemburghesi, sull'Inter, su International Sport Capital, e sulle misure si trovano i pegni a favore di Glass Trust, ma anche di OCM. Ci fosse stato un pegno solo e a favore di Glass, perfetto, perfetto. Nulla questo. Ma siccome qui si parla addirittura sulle quote di criptorasi di un pegno di rango differente, quindi c'è un rango di primo livello a favore di Glass Trust, necessariamente c'è un rango di inferiore quello a favore di OCM. Ma noi sappiamo che la finanza l'ha dato OCM. Certo. Quindi noi c'è qualcosa. E è questo che a noi non torna. E che vorremmo che tanta gente, invece di stare a denigrare o a sfottere, magari ci desse una spiegazione logica, perché, come ha detto Pierre, e io sono completamente d'accordo, a poco vale dire che sono consuetudini, che effettivamente si può fare così perché torna meglio. La collateral law è stata creata apposta per evitare che ci sia l'obbligo di prendere, di dare pegno per forza a colui che ha erogato finanza, ma che può farlo al suo posto anche un mandatario in virtù di un contratto di mandato. Questa è stata creata la collateral law, fra le tante cose. L'altro, uno dei motivi è questo. Quindi è strano questo doppio pegno, che qualcuno diceva che non esisteva nemmeno, anzi qualcuno diceva che non esisteva nemmeno la Glass Trust. Lasciamo perdere, perché sennò si ricomincia da capo FM. No, ma infatti poi dopo alla fine questo nodo verrà sciolto. Certo. Perché diciamoci la verità, qualora ci fosse il riscadenzamento, sicuramente c'è qualcosa che forse non abbiamo capito. Di certo si può andare a dire che qualora ci fosse stato un compratore, un promissario acquirente, se c'è un riscadenzamento, se anche c'era, è in stand by, poteva anche non esserci stato. A questo punto se ne prenderà atto, ma sono elementi che cambiano la narrazione. Ma anche lì, per il FMG, scusami, ma giustamente dicono: ma che senso ha concedere il riscadenzamento a uno che non ha soldi per pagarti? Cosa numero uno, cosa numero due, cioè, ma se disgraziatamente accadesse questa sciagura, perché per me sarebbe una sciagura, sarebbe una roba scandalosa di scadenziamento, cioè, ma alla fine della fiera, cioè, chi ce lo dice? Magari lui di scadenza e vende dopo 3-4 mesi, come fai a saperlo? Magari gli servono altri 4 mesi, o magari non si è concretizzata ancora la vendita. Cioè, il riscadenzamento non è per forza lui debba rimanere, anche se riscadenzasse per 2 anni, non è detto rimanga 2 anni, può vendere anche dopo 2 mesi, perché magari non ha concluso ancora la vendita. Perché sappiamo benissimo, caro Effenberg, cari Effenberg e Pierre, sappiamo benissimo che ai depensanti va spiegata una cosa, che l'Inter va avanti perché cresce il brand e che cresce il valore, viene rimangiato tutto dai debiti e dagli interessi. Ma di cosa stiamo ragionando qui? Cioè, ma di cosa ragioniamo? Cioè, che interessi ha Zhang? Cioè, non è che se Zhang va avanti vendi a di più, perché comunque lui deve affrontare delle spese, delle scadenze, i debiti, gli interessi. Cioè, che senso avrebbe andare avanti? Prego. Questo riscadenziamento a Grand Tower costa la bellezza di 75 milioni l'anno di interessi che maturano a favore di Oaktree. Cioè, non è che lo fa gratis il favore, guardate, a lungo di 2 anni, perché c'è stata la crisi, perché ci sono i tassi alti, e Oaktree dice: lo vuoi? Allora, io, per l'esperienza che ho su Oaktree, quando si è trovato nelle condizioni di creditore garantito,
e non è stato pagato, escluse le garanzie. In Cina ha fatto così, con Evergrande, due eventi clamorosi, ma anche con altre società. Cioè, ragazzi, bene o male, Evergrande, la posizione di Evergrande era direttamente monitorata dal governo, il quale aveva già predisposto un piano ad hoc per ristrutturarla. Con la mossa di Oktree di nominare il curatore al Tribunale di Hong Kong per poter avere l'escussione delle garanzie immobiliari, ha fatto saltare per aria il piano di ristrutturazione del governo cinese. Non è che ha fatto saltare per aria il piano mio, quello del governo cinese che voleva predisporre, perché il progetto di quel terreno che era Hong Kong era l'asset immobiliare numero uno a disposizione di Evergrande, su cui il governo cinese voleva impiantare l'operazione di ristrutturazione, era l'asset più appetibile, e Oktree gliel'ha silurato con un anno di finanziamento. Scusa Effenberg, secondo la nostra, la chiedo anche a Pierre, secondo, poi fra 5 minuti chiudiamo, secondo la nostra ricostruzione, cioè mi riallaccio alla domanda di Carlo, potrebbe essere che Oktree magari conceda questo riscadenziamento e che la Glass intervenga, che blocchi tutto? Potrebbe accadere secondo te, Effenberg? Se la Glass Tree Trust rappresenta un'entità diversa da Oktree, certo, perché ha pegno di primo grado. Se la Glass Trust fosse mero security agent, si troverebbe ad agire di comunione accordo, anzi sarebbe il mandatario di Oktree, quindi eseguirebbe le volontà di Oktree. Però Effenberg, però aspetta, lo chiedo a Pierre. Però Pierre, secondo te Oktree potrebbe concedere, qualora rappresentasse un compratore, parliamoci chiaro, la Glass, promissario acquirente, chiamiamolo come ci pare, Oktree concederebbe un riscadenziamento in disaccordo con la Glass? Ma va fatta una considerazione di base, prima di tutto. Qui abbiamo a che fare con garanzie. Sì. Garanzie che sono delle obbligazioni accessorie rispetto a quella principale. Allora, se chiaramente Oktree, se Glass ha un pegno di primo grado, non potrebbe fare nessuna discussione. Ma okay, in termini di proroga, se effettivamente questo non va a intaccare quelli che sono i diritti da parte di Glass, e non è ancora maturato il termine perché Glass scuta le sue garanzie, ma cosa si può fare? Perché si tratta comunque di una garanzia che permane. Quindi Glass non verrebbe in alcuna maniera interessata da questa proroga che riguarderebbe il rapporto fra Oktree e gli Zhang, diciamo. Sì, sì, diverso sarebbe il caso naturalmente se invece intervenisse per escutere, perché senza il consenso da parte di Glass, sempre che appunto sia valida la ricostruzione che noi abbiamo operato, non potrebbe assolutamente farlo, perché chiaramente chi ha il pegno di primo grado ha una preferenza in termini naturalmente di soddisfazione del proprio diritto. Sono perfettamente d'accordo con Pierre, effettivamente è così, anche secondo me. Diciamo che però, nel senso, con questo riscadenzamento che comunque mi lascia più di un dubbio, dobbiamo vedere che cosa succede. Io, ma questo è un parere mio personale, se anche lo facessero di 1-2 anni, potrebbe avere anche vita più corta. Perché sinceramente non avrebbe senso, sarebbe l'ennesimo guadagno di tempo pagato a 75 milioni l'anno di interessi da parte di Grand Tower, che Zhang deve andare a restituire e che l'Inter non lo potrà mai aiutare a restituirlo, a meno che non ci sia una completa smobilitazione della squadra. Certo. E da sopra, se permane questo diktat cinese di non investire in attività strategiche, non strategiche, al di fuori della Cina, Zhang si troverebbe solo. Intanto questo riscadenziamento va ad essere
alternative al rifinanziamento, quindi non ci sarebbe nessuna banca che va a rimborsare OTRI e poi viene acceso il finanziamento con questa nuova banca, perché si parla di riscadenzamento e giustamente, come ha detto Pierre, chi meglio di OTRI conosce la situazione di FC Inter e delle controllate? Nessuno. Ci sarebbe bisogno da parte di terzi di ulteriori due diligence e compagnia, OTRI non ha problemi. Qui con questo riscadenzamento ci fosse, si va ad escludere completamente, secondo me, il rifinanziamento. Certo, non c'è nessun rifinanziamento, non c'è nessun prestito di soldi, non c'è nulla. Esatto, e comunque nel caso nostro, se vogliamo parlare delle nostre previsioni che avevamo fatto come vari canali YouTube, utenti, forum, cazzi in bocche, diciamo che nessuno avrebbe indovinato. Ecco, il riscadenziamento no, si asca tutti. Esatto. Il riscadenziamento fa bomba libera a tutti, ragazzi, ma io non ci credo a questo riscadenziamento, perché non ha senso. E non secondo me il Effenberg non fa un riscadenziamento per guadagnare 3-4 mesi, andare avanti un altro anno in queste condizioni secondo me è da pazzi, perché anche, affrontiamo l'ultimo argomento, 5 minuti Effenberg, poi andiamo a letto. Perché comunque Zanga avrebbe la discesa il prossimo anno, cioè ne abbiamo parlato anche al telefono, cioè per Zanga ora è il periodo più bello, il prossimo anno cominciano i problemi, cioè ma non avrebbe senso per lui, prego. Quei due anni che vai a guadagnare, cosa vuoi fare? Ti vuoi andare a riprendere quelle perdite pregresse fra la riserva delle valutazioni e ulteriori prestiti fatti che poi li converti a capitale con il residuo del prestito? Lo fai. Ma c'è il patrimonio netto poi da rimpolpare, da meno 161, da portare in positivo, con le riserve statutarie legali. Primo, il bond obbligazionario che ti scade un anno dopo, anzi ti va a scadere 6-7 mesi dopo, perché scade a febbraio 2027, scade esattamente fra 3 anni. Chi lo paga quello? Lì c'è da rimborsare a quella data subito secchi 391 milioni. Mamma mia. I soldi dove li trovi? Poi, sempre ritornando come Grand Tower a maggio 2026, 534 milioni, chi li mette? Perché poi qualcheduno c'è sempre un po' preso in giro per quanto riguarda, ma voi il bilancio dite che ci sono debiti, 1.400, 1.500, 2.000. Noi quando abbiamo affrontato questo argomento abbiamo sempre visto e commentato il bilancio da un unico punto di vista. Quello di un ipotetico compratore di quanto avrebbe dovuto pagare per prendere le quote del libro. Quindi viene valutata e quanto avrebbe dovuto defalcare per dargli di netto in mano al Zanga. Noi l'abbiamo sempre vista così. Il nostro obiettivo, il nostro focus era questo. Non di fare commenti sulla gestione caratteristica, ci siamo arrivati incidentalmente, ma eventualmente tu domani lo zio Sam in America muore e non sapevi di averci uno zio fisico ed erediti 10 miliardi. Ed erediti 10 miliardi e te dici voglio comprare l'Inter. Effettivamente quanto vai a pagare a Zanga? Cioè te pensi di pagargli solamente quello che lui deve offrire e basta? Sì, sì, certo. Zanga sarebbe contento, te meno. Anche secondo me, caro Effenberg, il valore ipotizzabile dell'Inter sarebbe molto più basso a livello reale, certo, per colpa della nostra proprietà. L'Inter dovrebbe valere almeno 2 miliardi. No, l'Inter secondo noi, Effenberg e Pierre, debiti, perdite rinviate, quello che dovrebbe affrontare una nuova proprietà, parliamo di circa 1,5 miliardi, sbaglio? Ma in realtà qui bisognerebbe conoscere effettivamente, perché all'interno del valore del total value di una società bisogna considerare effettivamente anche tutto ciò che riguarda quelli che sono i programmi per i prossimi anni, il piano finanziario, il piano industriale, cioè sono tutta una serie di variabili che non possono essere trascurate, cioè noi non possiamo basarci soltanto su quello che vediamo ora.
Cos'è previsto nel 2026, 27, 28, a distanza di 4-5 anni? Questi sono i vari piani che vengono studiati effettivamente nell'ambito di un'operazione di acquisizione societaria. Quindi sono tante le situazioni che devono essere valutate. E basarsi, come dicevo, soltanto su quelli che sono gli elementi che sono di nostra conoscenza non ti consentirebbe effettivamente di realizzare una valutazione di carattere globale. Ci sono società che sono in grado di farlo, che hanno la competenza, che hanno gli strumenti, che hanno i professionisti e sono quelle alle quali di solito ti si affida per questo tipo di finalità. Corporate finance e quant'altro, insomma, sostanzialmente, che fanno questo lavoro. Certo, ma noi abbiamo sempre detto che per comprare l'Inter tra debiti attuali e perdite rinviate servivano tanti soldi, anche perché poi, cioè Pier, si fa veloce, qualora riscadenziasse ad un 18%, perché il 15% è una favola, perché un 12% composto troppo, sai meglio di me, di cosa stiamo parlando, col cavolo ti riscadenzano al 15%, un 18% sono 700 milioni 2026, poi ci sono altri, c'è il bond e altri 120 milioni di perdita, cioè qui arriviamo a 1,3 miliardi, 1,4 miliardi, cioè quindi... Cioè, l'Inter non può valere 2 miliardi, Pier, anche indipendentemente dalla stima che debba fare un certo, magari, meccanismo di professionisti. Cioè, non può mai valere 2 miliardi l'Inter ad oggi. Come fa Zang ad uscire con i soldi ad oggi? No, tra l'altro, adesso si parla di questa proroga, ipotizziamo che ci sia questa proroga. Comunque riguarda sempre una negoziazione tra le parti e... Tra le parti non ci sono dei vincoli. Io, anche se Octree normalmente una cosa del genere non la farebbe mai perché non è nel suo core business, però potrebbe anche decidere, per ragioni a noi sconosciute, di mantenere inalterati i tassi come quelli precedenti perché appunto magari la proroga è contenuta o perché hanno altri tipi di esigenze. Cioè, sono cose che noi non possiamo conoscere. Bisognerebbe effettivamente sapere quali sono le determinazioni che le parti intendono adottare e se non sei al loro interno è impossibile sapere questa cosa. È probabile che non sia così perché effettivamente Octree vuole massimizzare quelli che sono i propri investimenti, su questo non ci piove, ma nulla esclude che nell'ambito di una trattativa tra le parti, per ragioni X a noi sconosciute, non si decida di fare altrimenti. Dobbiamo aspettare per forza e capire quello che succede sulla base di eventi reali, non sulla base né di ipotesi né di informazioni mediatiche che già in altre circostanze abbiamo visto che lasciano il tempo che trovano, con tutto rispetto per chi svolge quel lavoro. Aspettiamo e vediamo effettivamente quello che succederà e sulla base di ciò che avverrà faremo le nostre considerazioni. Se la proroga sarà contenuta, sicuramente altre sono le motivazioni che sottendono questo tipo di scelta, non certamente quella di ottenere dei vantaggi da parte di Octree piuttosto che da parte degli Zhang. Ci sono altre situazioni, altre motivazioni, ma questo lo potremo appurare soltanto al momento in cui ciò si verificherà, non prima. Assolutamente, infatti io aspetto l'ufficialità, aspetto di vedere Zhang di persona, perché ora Zhang sta parlando con tutti, ma non si vede più da un anno. Io aspetto di vedere, aspetto l'ufficialità e poi dopo in caso... commetteremo. Io non credo assolutissimamente a questo di riscadenziamento, anche perché per me non avrebbe senso, ma non perché non lo voglio, cioè non avrebbe proprio senso, secondo me. È anche vero quello che dici te, Pier, bisognerebbe essere dentro per sapere tutto quello che sta succedendo. Sicuramente i cinesi sono molto particolari in queste cose qua, però se vogliono affossare ancora di più l'Inter e attaccarsi ad una flebo alimentata solo dalle vittorie, facessero pure. Secondo me è un arachiri clamoroso, sarebbe un arachiri clamoroso questo riscadenziamento, perché non ti dire farebbe morire questa società, ma non puoi più programmare, puoi programmare ancora meno di quello che hai programmato quest'anno, secondo me, con un riscadenziamento. Quindi c'è la riprova e questo presidente non può più mettere soldi, non ti dico non li vuole mettere, sarebbe una riprova clamorosa del fatto che questo presidente non può più fare nulla, e nel calcio se non investi muori, vai sottoterra se non investi nel calcio, non puoi più andare avanti così.
Guarda, Giuse, se mi permetti, io vorrei fare una considerazione. Prego, prego, Pietro. Da quello che ho potuto ricavare nel mio esame, diciamo, di questo periodo da quando la famiglia Zhang ha acquistato l'Inter, ho visto che effettivamente c'era un progetto a lungo termine importante che prevedeva il coinvolgimento anche di aziende cinesi, perché come dicevo prima, al giorno d'oggi è impensabile che una società possa reggersi soltanto sull'apporto di capitale da parte dell'azionista di riferimento. È una condizione questa che vigeva nel passato, ma che ormai è tramontata e non mi pare che nel prossimo futuro potrà ripresentarsi. Infatti ci sono gli organi di controllo che sono sempre più severi, sempre più rigorosi e quant'altro. Gli Zhang sicuramente, a mio avviso, erano partiti con degli obiettivi di grande ambizione e volevano coinvolgere le aziende cinesi, e abbiamo visto effettivamente che inizialmente qualcosa si era anche mosso, poi hanno fermato tutto, non sono arrivati neanche i soldi. Siamo trovati con dei deficit perché le aziende stesse che dovevano fungere da sponsor non hanno pagato. Ma una cosa è molto importante da considerare, che sulla base di questa situazione una permanenza a tempo indeterminato di questa proprietà la vedo impensabile. Io posso capire che effettivamente sulla base di analisi che sono state svolte da società alle quali si sono affidati hanno ritenuto che i valori siano tali per cui effettivamente questi vengono proposti, ma non dagli Zhang, perché non è che c'è Steven o Jindong che se ne va in giro per il mondo a suonare i campanelli. Ci sono gli advisor che fanno questo lavoro. E ovviamente gli advisor non è che si presentano dicendo sì, ma vuole 3 miliardi quando ne vale 100 milioni. Perché stiamo parlando di soggetti autorevoli che non si presterebbero mai a una cosa del genere. Se all'interno del loro portafoglio ci sono effettivamente degli investitori che hanno le caratteristiche per fare questo tipo di operazioni, gliele propongono perché sanno che possono proporgliele. Sì, ma possono esserci altre questioni dopo, perché magari non è solo un problema economico, ma ci sono delle richieste che non possono essere esaudite da parte dell'investitore in quel momento. Adesso non mi viene in mente esattamente di cosa può trattarsi. La presenza nel board di qualcuno, voglio 3 componenti nel board. No, non è possibile, perché se io compro la maggioranza non ti do 3 componenti nel board su 5. Cioè, sono situazioni queste che si possono verificare nell'ambito dell'operazione di M&A, cioè di acquisizione di aziende. Noi non sappiamo esattamente quelle che sono le ragioni, ma io mi sento di escludere che sia perché uno vuole 1 miliardo e 7, 2 miliardi e quant'altro, che poi non sono sostenibili. Perché non troverà mai nessuno, effettivamente, ma non trova neanche gli advisor che sono disponibili a sostenere una cosa del genere. Forse... Sono d'accordo, Pier. Sì, ho capito che dici. È stato chiarissimo. Sono totalmente d'accordo con quello che dice ed è vero. Poi dopo lì si aprono degli scenari, si apre un mondo che, cioè, come fai a sapere tutto? È impossibile. FBG, te in chiusura cosa vuoi dire? Ma io, guarda, più di tanto non vorrei aggiungere altro, perché abbiamo messo tanta, cioè abbastanza carne al fuoco anche stasera, se non ribadire che, come hai detto anche giustamente te, come ha detto anche Pierre, che insomma, un riscadenzamento qualora succedesse, secondo me è un rallentamento di un possibile sviluppo ulteriore dell'Inter, un rallentamento addirittura un arrestamento, perché non si capisce questo guadagnerà tempo se non in forma molto limitata e non quindi a un anno, addirittura a due, non porterebbe per noi niente se non aggravare una posizione debitoria che colpirebbe l'Inter indirettamente, ma la colpirebbe nella sua controllante, che, come si è ribadito, non avrebbe mezzi, perlomeno noi, a meno che non esca veramente un qualcosa di inedito, non si riesce a capire con quali mezzi potrebbe restituire i soldi, più gli interessi. Quindi, sinceramente, vedremo. Giuse, scusa. Prego. L'ultima precisazione, che però ho fatto già anche in altre live,
ricordiamoci che abbiamo a che fare con i cinesi, che sono totalmente imprevedibili. Quindi, se avessimo a che fare con soggetti, diciamo, occidentali, avremmo sicuramente una maggiore facilità nel riuscire a interpretare quelle che possono essere determinate mosse nei limiti del possibile. Ma con i cinesi, cioè, ma questa non è una critica nei loro confronti, è una cultura completamente diversa. Si muovono in modi che noi neanche ci immaginiamo. Sono affidabili. E hanno degli obiettivi diversi rispetto ai nostri, che noi non capiamo. Quindi teniamo conto anche di questo aspetto, ecco, questo in chiusura. Totalmente vero, sono indecifrabili per come si muovono, soprattutto in questi campi qua. Per me l'Inter, ragazzi, con questa proprietà è arrivata al capolinea. Vediamo se quando verrà svelato questo arcano, vediamo cosa succederà, vediamo se riscadenzierà, vediamo se Zhang trova i soldi anche per fare lo stadio, come ha detto Sala, perché Sala fino a 2 anni fa non lo trovava, ne parlava male, ora è diventato bello, Zhang ha anche i soldi per fare lo stadio. Vediamo chi dice la verità. A breve scopriremo chi dice la verità e poi dopo... Noi non scappiamo, noi siamo qua, la nostra versione l'abbiamo spiegata, ma come dice Effenberg, qualora, e sottolineo, disgraziatamente accadesse una roba del genere, mi riferisco al riscadenziamento, nessuno ci avrebbe capito nulla in questa storia, in questa telenovela. Basta aspettare e poi dopo alla fine vedremo cosa accadrà. Tanto ragazzi, manca poco, quindi... Mi sembra strano però che parlano di riscadenziamento da 20 giorni e nessuno dall'ufficialità. Ne stanno parlando tanto, ma perché non dicono è ufficiale? Perché non viene Pierre Effenberg? Poi chiudiamo. Perché non mandano una comunicazione dalla Cina? Abbiamo riscadenziato. Saremo i proprietari dell'Inter anche il prossimo anno. Appunto, forse è meglio pazientare e vedremo poi cosa succederà. Esattamente. Ma perché? Ma qualora avessero riscadenziato, perché aspettare e non dirlo ufficialmente? Dov'è il problema? Scusa. Avranno le loro motivazioni e poi vediamo che succede. Appunto, poi vediamo, tanto ormai è entrato marzo, ci siamo e poi vediamo quello che accade. Quindi ragazzi, io, se siete d'accordo, chiuderei questa bellissima live ringraziandovi per essere stati qui. Vi saluto, ciao Pier, buonanotte FMG, buonanotte Pier. Buonanotte a voi, buonanotte a tutti gli utenti. Buonanotte a tutta la chat. Anche da parte mia, e vi ringrazio naturalmente per averci seguito. Speriamo, insomma, di non essere stati né troppo pesanti né troppo noiosi. No, penso proprio di no, non ce l'hanno mai detto questo, Pierre. Anzi, sono già piovuti tantissimi complimenti. Ricordatevi di mettere tutti un like, di iscrivervi al canale, di condividere, ragazzi, questa live, soprattutto per i depensanti, perché magari aprono un po' gli occhi. Buonanotte a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi. Buonanotte a tutti. Buonanotte.